masticano poco. Beh, però purtroppo l'impostazione è questa, quindi non possiamo. Ok, adesso dovremmo essere live, credo, perché Ok, vedo live. allora mi chiudo, eh. Aspetta che non riesco. Ok. Stop video. Ok. Mi sono cancellata. Anch'io a questo punto, così almeno non appesantiamo. Maria, poi ci guardiamo io e te, ci facciamo una telefonata. No, ma non c'è nessun problema. Era, diciamo, la prima volta che mi Sì. capita, però il format immagino sia così, quindi va bene. Sì. Allora, ci dovrebbe essere, cioè dovremmo essere ora già live, però mi dicono che ci sono, non va avanti. Intanto è arrivato anche Graziano. Sì, mi sentite? Sì, Buonasera. ciao Graziano. Senti, il video non si vede, quindi se vuoi lo puoi spegnere. Ah, Si vede ok. solo le slide, ok. Guarda però, Emma, che non è una buona cosa, è questa. Lo so, però non possiamo fare altrimenti. Si potrebbe rimpicciolire lo schermo con le domande. Io per Aspetta esempio ho che ora visto guardo. le note dei ricercatori a Foggia, ho seguito un sacco di live, No, anche a video. me non è No, mai no, successo. ora il video. Allora, in realtà si vede il video ora che vedo. Adesso io Ultima sono proprio prova. sparita, cioè io non ci sto più, cioè non vi vedo né voi né le domande. Ora riaccendiamo il video. No, Ah, ci io siamo vedo, ho tutti. visto Luca per un attimo. Sì, adesso ho riacceso un attimo il video. Che facciamo? Lasciamo così oppure chiudiamo? Ma così è meglio, secondo Mi me. sembra meglio, sì, se si vede anche chi Scusate. parla è più interessante. Scusate, io vi ho proprio perso, cioè non ho più. Mi sentite? Sì? Sì, ti sentiamo. Ci sei, Niente, Tina? io non. No, io non vedo più. Aspetta, vediamo un attimo. Ok. Ci sei? Sì, ci sono, non mi vedete, adesso fra un po' Puoi mi rimettere il vedrete. video se vuoi. Eccomi. È molto più efficace. Ecco. Sì. Insomma, c'è tanta curiosità sul Sui vaccino, vaccini, sì. arrivando anche domande molto, come dire, un po', per esempio le conseguenze economiche e sociali dopo la distribuzione del vaccino, oppure se ci sono case farmaceutiche in Italia con un buon prodotto già pronto in sperimentazione. Oppure il vaccino Sputnik è veramente efficace al 95% e molto accessibile? Quali informazioni sono state date al riguardo fino ad ora? Oppure si potrebbe abbattere i tempi di esito del tampone molecolare senza modificarne Va l'efficacia? bene, ma poi semmai le vediamo No. dopo, Gina. Ok, sì, Ora no. sono le 3, io direi 5 minuti perché vedo che le persone si stanno collegando, quindi aspettiamo 5 minuti e poi partiamo, va bene? Tieni presente, Emma, che io in questo momento vedo Maria, Gianluigi e te, e a parte me che vorrei anche, diciamo che Ma vedo tu solamente. lo schermo lo vedi? Certamente, io lo Ok, so. cioè lo schermo di Gina lo vedi condiviso. Ecco, No, però aspetta. Gina non puoi passare di qua e di là perché si rimpicciolisce tutto e poi Senti, la faccio io la moderazione delle domande, ok? Come preferisci, come mi faccio Sì, questo. no, non ce la facciamo perché se no si salta. O vuoi che. Sì, no, se no dicevo condivido io lo schermo, però. No. No, lascia così e la faccio io la moderazione, vai. Tanto ripeto, secondo me non avremo molto tempo No, per andare no, oltre, no, quindi non è una. ma scusate, voi state discutendo se oltre a queste domande riusciremo a evadere anche quelle che stanno arrivando ora? No, no, Secondo me dovremmo fare un altro evento. è una mia domanda. No, ma magari anche perché vedo che ne stanno arrivando anche di interessanti, però vabbè, vediamo, diciamo. No, vediamo, dai, secondo me qualcosa Dai. Sì, forse riusciamo a fare. Ok, io vediamo. direi che. Io non mi manca sempre qualcuno, io, te, Emma, Ma ci Graziano. siamo, Ci forse siamo perché. tutti, ci siamo Ok. tutti. Ok. Ma ci stanno ascoltando, non credo. Sì, siamo già in diretta. Ora, Ah, sì. Ok. Sì. Quindi. Ah, siamo già? Vado? Sì. Allora, quando vuoi, Tina? Ok, allora, benvenuti a tutti. Io sono Tina Simoniello, sono una biologa e giornalista scientifica, mi occupo da
svariati anni, forse decenni, di scienza e medicina in particolare, e quindi questo è il mio momento. E siamo qui per questo evento che fai una domanda su Covid-19, un evento che rientra nella Notte Europea dei Ricercatori, che è una delle tante iniziative di questa Notte Europea dei Ricercatori, e per la quale ringraziamo il CNR, l'INFN, l'Università, il Politecnico di Bari, il progetto Notte dei Ricercatori ERN Apulia, il progetto Bright, le infrastrutture di ricerca Elixir e Open Air, e anche tre licei che sono stati particolarmente attivi, diciamo così, il Liceo Scientifico Nomentano di Roma, il Liceo Fermi Minervino Murge e il Liceo Fermi Canusa di Puglia, e tutti gli altri licei naturalmente che hanno partecipato. Dunque, solo due parole. Io sono qui per rispondere alle vostre domande. Naturalmente non sarò io a rispondere alle vostre domande direttamente perché non sarei in grado, ma ho la possibilità di indirizzare le vostre domande a degli esperti. Questi esperti, ognuno a suo modo, per quello che sa e per quello che sa fare, si occupa in questo momento di SARS-CoV-2 e della patologia che provoca, e cioè della Covid-19. E, prima di presentarveli, due parole. Perché? Perché rispondere? Perché far rispondere a degli esperti alle vostre domande? Perché avere un'informazione scientifica corretta, cosa significa? Significa ogni informazione genera una convinzione e una convinzione genera un comportamento. Quindi una buona informazione genera un buon comportamento, e mai come nelle malattie infettive un buon comportamento fa la differenza, non solo per se stessi ma anche per la comunità. Quindi voi ora avete la possibilità di avere le risposte da chi le cose le fa e le sa, ed è una grande opportunità. Vi dico subito che non riusciremo a rispondere a tutte le domande perché ne sono arrivate veramente molte, e quelle che non riusciremo ad evadere le troverete, le risposte a quelle che non riusciremo ad evadere le troverete sul sito Open Air. Ora passiamo alla presentazione dei nostri esperti, che ringraziamo tantissimo perché sono stati molto disponibili, lavorano tutti moltissimo, specialmente in questo momento. Quindi passiamo in ordine sparso, ve li presento. Gianluigi De Gennaro insegna chimica dell'ambiente all'Università di Bari. Ciao Gianluigi. Grazie. In particolare studia tantissime cose, ma in particolare per quanto riguarda, per quanto riguarda il Covid, studia la relazione tra inquinamento e diffusione della pandemia. Graziano Pesole, professore di biologia molecolare, è un biologo molecolare, quindi è un esperto di DNA e RNA, e studia la variabilità, del SARS-CoV-2 in funzione del tempo e dello spazio, cioè in funzione del tempo e delle aree geografiche, e di come il virus interagisce con le cellule umane. E anche lui, Università di Bari. E Emma Lazzari, eccola, ciao Emma, ricercatore CNR. E Emma studia una cosa molto interessante, che è come i ricercatori si scambiano tra loro le informazioni i risultati degli esperimenti, quindi, e come se li scambiano non solo tra loro, ma anche col resto della società, cioè con la popolazione generale, con noi. Maria Chironna, professoressa di igiene sempre all'Università di Bari e Aldo Moro, si occupa di epidemiologia e sanità pubblica e sta lavorando moltissimo, Maria Chironna, in questo periodo, perché si occupa di come il virus, di come il virus si distribuisce nella popolazione e le caratteristiche delle persone che si infettano. E Luca Lista, che insegna fisica sperimentale a Napoli, alla Federico II, e dirige l'INFN sempre di Napoli, è esperto di dati, cioè si occupa di analisi rispetto al Covid
19 si occupa di analizzare statisticamente i dati della pandemia. Spero di non aver dimenticato nessuno, mi pare di aver presentato tutti, e quindi direi che possiamo passare alle domande, va bene? Allora, le precedenti epidemie che hanno coinvolto l'apparato respiratorio hanno contribuito a comprendere meglio il modo di agire del nuovo virus e i metodi di difesa che adotta. Ecco, questa diciamo è la prima domanda che io diciamo porrei alla professoressa Chiron. Come vedete ce ne sono altre che possono essere, a cui si può dare una risposta in maniera diciamo così accorpata, le potete leggere sullo schermo. Io direi che questo è una schermata per la professoressa Chironna e per il professor Pesole. Professoressa Chironna, vogliamo iniziare con la prima e poi a seguire, vediamo? Sì, buon pomeriggio a tutti. Direi che per quanto riguarda le precedenti epidemie, ma io direi pandemie, perché nel corso della storia abbiamo avuto altre pandemie da virus che appunto colpiscono l'apparato respiratorio. E, questo virus, il nuovo coronavirus, SARS-CoV-2, ha fatto la comparsa quest'anno, è un virus nuovo che ha un comportamento diverso dagli altri virus che hanno causato le precedenti pandemie, però essendo un virus che si trasmette grosso modo alla stessa maniera, ovviamente le precedenti pandemie ed epidemie ci hanno aiutato a comprendere oppure ci hanno aiutato a intraprendere in modo corretto gli studi per cercare di comprendere come agisce, come causa il danno, e quindi sicuramente per esempio la pandemia del 2009 da H1N1 PDM09, la famosa suina, anche la epidemia di SARS del 2002-2003 o la epidemia di MERS del 2012 sono stati dei modelli per comprendere alcuni aspetti fondamentali di queste malattie, per esempio la patogenesi, che vuol dire come il virus causa danno all'uomo, la risposta immunitaria. E questo virus è nuovo, in pochi mesi abbiamo già compreso e capito tante cose, e nel futuro ulteriori ricerche ci faranno comprendere meglio anche molti altri aspetti. Bene, bene Maria. E poi vorrei chiedere, vedo che ci sono domande sull'origine del virus, no? Vorremmo sapere se è vero che questo virus ha un'origine laboratoriale, se la Cina ci nasconde qualcosa. E, vorrei a questo proposito parlare con il nostro professor Pesole, che è insomma un biologo molecolare. Prego, professore. E buon pomeriggio Graziano. A tutti. Buonasera. È certo che diciamo queste ipotesi complottiste naturalmente dal punto di vista giornalistico sono abbastanza interessanti e quindi trovano dei titoli. In realtà bisogna dire che l'origine da laboratorio di questo virus è altamente improbabile, nel senso che il virus noto più fine, più affine, più simile al SARS-CoV-2 è un virus che è stato isolato in un pipistrello. E questo è abbastanza, diciamo, normale, nel senso che eventi di zoonosi sono molto comuni in questo tipo di virus. Giusto per darvi un'idea, il virus umano rispetto al virus di pipistrello ha circa un migliaio di cambiamenti, che mi pare estremamente improbabile siano stati, come dire, generati in laboratorio. Ora, l'ipotesi che sia stato costruito in laboratorio, a mio parere, è assolutamente priva di fondamento e c'è su questo un ampio consenso della comunità scientifica. C'è di fatto un'altra possibilità, che tutto sommato è anche abbastanza poco probabile, che sia stato un evento fortuito, perché proprio a Wuhan c'è un grosso laboratorio che studiava appunto i virus che infettavano i pipistrelli, che sono appunto di questa classe. Però anche questo è abbastanza improbabile. Quello che invece è più che probabile e reale è che, diciamo, le autorità cinesi si erano accorte di questa problematica un po' prima di quanto
poi ce l'hanno comunicata al mondo. Quindi diciamo su questo ho dei, diciamo, in termini scientifici ho delle personal communication di un collega che lavora in Australia e che collaborava con i colleghi cinesi, per cui diciamo nelle primissime fasi si è tentato di, anche per, immaginate le ragioni economiche che poi sono connesse a questa vicenda, di cercare di contenere la cosa. Se consideriamo le altre epidemie tipo SARS-CoV-1, in realtà sono state abbastanza contenute, quindi si pensava che anche con questo nuovo virus si potesse procedere più o meno alla stessa maniera. In realtà questa bestia nuova ha una mutazione, per cui il tasso di infettività, come purtroppo abbiamo osservato, è molto maggiore, quindi quando non è stato più possibile contenere la diffusione dell'infezione, ovviamente la cosa è venuta fuori, ma parliamo, diciamo, di 1 o 2 mesi di tempo. Quindi, a mio parere, non ci sono dati a supporto dell'ipotesi, esatto, complottista. Benissimo, quindi diciamo quello che ha girato per un po' di mesi, specialmente sui social o anche per strada, più che sui titoli di giornali, diciamo Graziano non ha nessun dubbio, neanche noi, sono ipotesi complottiste che lasciano il tempo che trovano. Sì, anche perché poi cui prodest, cioè non si capisce assolutamente. Bene. Assolutamente. Ok, un'altra domanda sempre per te, Graziano, perché gli animali contraggono più difficilmente questo virus? Beh, di fatto non è che lo contraggono più difficilmente, in realtà lo contraggono anche gli animali, solo che non si ammalano, cioè per esempio i pipistrelli ci vivono tranquillamente. Ci convivono. E tra l'altro sono un serbatoio i pipistrelli perché, come sapete, i pipistrelli sono gli unici mammiferi che volano. Quindi hanno un metabolismo energetico particolarmente pronunciato, che quindi hanno un sistema immunitario un po' più corazzato, per cui come altri animali non muoiono del virus. Altri invece naturalmente si ammalano. Quindi non è completamente esatto che gli altri animali non lo contraggono. Diciamo che non ha gli stessi effetti che ha sull'uomo questo virus, insomma. Dunque, scusate, mi avvisano che siamo anche su Facebook, quindi salutiamo ancora una volta chi si è collegato in questo momento, e i nostri esperti non li ripresento, se non velocemente: Gianluigi De Gennaro, Emma Lazzari, Graziano Pesole, Maria Chironna, Luca Lista, e io sono Tina Simoniello e ho il piacere di moderare questo incontro. Dunque, siamo alla seconda schermata. Perché il virus dell'influenza è stagionale e questo virus è così? Perché, scusatemi, il virus dell'influenza è stagionale e questo virus è così resistente? Io direi che anche qui partiamo con la prima domanda, con la risposta della professoressa Chironna, e poi a seguire diamo delle risposte il più possibile a più domande insieme, perché ne sono veramente arrivate moltissime, è un piacere per noi naturalmente, ma vorremmo rispondere un po' a tutto. Quindi direi la professoressa Chironna e il professor Pesole, soprattutto per la quarta domanda. Prego Maria. Sì, allora, il SARS-CoV-2 è innanzitutto un virus nuovo, come ha già detto il professor Pesole, e si è originato a partire dai pipistrelli che hanno fatto un salto di specie. Questo può accadere spesso. Quando un virus fa il salto di specie e si adatta all'uomo, diventa un virus con caratteristiche pandemiche, è chiaro che la popolazione è tutta suscettibile, quindi nell'arco di pochi mesi, come abbiamo visto, il virus riesce a fare il giro del mondo, si diffonde rapidamente. Siamo in un mondo globalizzato, per cui chiaramente persone con infezione, muovendosi nell'arco di poche ore da un posto all'altro, sono in grado di trasportare il virus e quindi in questo modo si genera una pandemia. Dopodiché spesso accade che i virus pandemici all'inizio colpiscono quindi
anche in estate. Poi quando diventano endemici, cioè in qualche modo la loro circolazione continua ad avvenire nella popolazione a un livello più basso, possono diventare stagionali, tipicamente il virus dell'influenza. Nel 2009, quando abbiamo avuto la pandemia da H1N1 PDM09, noi abbiamo avuto l'influenza anche d'estate, anche nella nostra regione. Eravamo in luglio-agosto e abbiamo avuto l'influenza, perché era un virus pandemico. Poi quel virus pandemico, passato circa un anno, è diventato un virus stagionale. Senti Maria, una domanda che mi pare che torni ed è curiosa. Quali sono, ecco, il rapporto, diciamo, le differenze tra le differenze dal punto di vista sintomatico tra questo virus e la spagnola? In cosa si differenzia? Ecco, c'è anche questo aspetto po' storico che incuriosisce i ragazzi. Sono virus molto diversi, perché questa pandemia è causata da un coronavirus che ha delle caratteristiche molto diverse dal virus che causò la spagnola, che era un virus influenzale H1N1. E quindi ci sono delle differenze, prima di tutto legate al fatto che questi virus penetrano nell'uomo attraverso le vie respiratorie, ma entrano nelle cellule. Ricordiamo che sono dei virus, quindi sono dei parassiti endocellulari obbligati. Per entrare nelle cellule usano dei recettori presenti sulle cellule, e qui c'è una prima differenza. I virus influenzali usano dei recettori, l'acido sialico, mentre questo nuovo coronavirus, per esempio, utilizza dei recettori che sono gli ACE2, che sono sempre presenti sulle cellule, ma sono molto diversi. Poi chiaramente da un punto di vista della sintomatologia molto spesso non c'è molta differenza. Infatti il problema che abbiamo in questo momento e che temiamo è che ci sia una co-circolazione di virus influenzali e del Covid e del SARS-CoV-2, e chiaramente non siamo in grado di distinguere, perché entrambi possono dare una sintomatologia respiratoria. Sì. Poi ci sono tante altre differenze. Sicuramente quindi, qualcosa di sì, diciamo, che accomuna la spagnola con questo nuovo coronavirus o con la Covid-19, che è la malattia causata da SARS-CoV-2, è, diciamo, l'impatto, no? E le ondate, perché sembra che si stia comportando il SARS-CoV-2 come in qualche modo si comportò all'inizio del Novecento la spagnola. Ecco, quindi diciamo che la differenza fondamentale, una enorme differenza, è che sono virus, entrambi naturalmente, sono parassiti obbligati, cioè non possono vivere fuori da una cellula, non si possono riprodurre e vivere fuori, in questo caso, dagli esseri umani, visto che parliamo di noi, e si comportano in modo diverso, cioè si uncinano in modo diverso alle cellule che parassitano. Ossia, detto in termini più scientifici, si legano a recettori cellulari dell'apparato respiratorio, in questo caso, differenti. Adesso invece, Graziano, ancora una domanda per te. Perché il Covid-19 è caratterizzato da tassi di mutazione? È possibile che questo si indebolisca e o scompaia? Allora, dunque, sì, una domanda molto interessante, anche perché ogni tanto si legge sui giornali: ma il virus muta, punto interrogativo. Ora, tutti i virus, ovviamente, come sappiamo, contengono del materiale genetico, che in questo caso è costituito da un RNA singolo filamento. Ma, a parte che il materiale genetico sia DNA o RNA, tutti i virus mutano, e mutano tanto. Giusto per darvi un'idea, noi stiamo ora conducendo uno studio su tutti i genomi virali fin qui sequenziati nel mondo. E questo, vi dicevo, è un genoma ad RNA a singolo filamento di dimensioni pari a circa 30.000 nucleotidi, e analizzando circa 200.000 genomi isolati in tutto il mondo in tempi diversi, abbiamo identificato circa 30.000 diverse mutazioni. Ora, la maggior parte di queste mutazioni sono mutazioni casuali che non hanno alcun ruolo funzionale. Quindi sono mutazioni che avvengono assolutamente casualmente. Ma le mutazioni, che cosa sono? Sono la
diciamo, la materia prima su cui l'evoluzione e la selezione agisce. E abbiamo due tipi di selezione, la selezione positiva e la selezione negativa. La selezione negativa è quella che, quando una mutazione impedisce la propagazione del virus o la sua replicazione, ovviamente viene, come dire, in qualche modo eliminata. La selezione positiva è quella che invece conferisce al virus nuove caratteristiche funzionali. Ora, di tutte Lo rende più, capace. Ora ci arrivo, sì. Cambia le sue caratteristiche. Quindi, ad esempio, lo rende più infettivo o più o meno virulento. Ora, al momento, di tutte queste 30.000 mutazioni, solo per una è stato fatto uno studio funzionale che ha dimostrato che aumentava il tasso di infettività, non di patogenicità, cioè non è più virulento, ma semplicemente più infettivo. Quindi su questo c'è una, ci sono delle pubblicazioni scientifiche circostanziate. Tutte le altre affermazioni che abbiamo sentito in TV e nei giornali, perde i pezzi, guadagna i pezzi, eccetera, sono opinioni, non sono fatti scientifici. Benissimo. Ora, no, volevo concludere un'ultima cosa. Prego. L'evoluzione che cosa, diciamo, porta a fare? Porta a preservare, diciamo, l'organismo, il virus, eccetera. Quindi, in teoria, ci sarebbe una forza selettiva a rendere il virus meno aggressivo, perché avendo bisogno, diciamo, delle cellule, quindi dell'ospite, dell'uomo, per propagarsi, se l'ospite lo ammazza, di fatto interrompe la catena di propagazione. Per cui è interesse del virus, e parlo però di tempi evolutivi, quindi non parlo di giorni, eccetera, può tendere a diventare meno aggressivo per garantirsi la sopravvivenza. Quindi quei virus che sono letali, eccetera, non sono di grande successo, non si diffondono perché la catena di propagazione viene interrotta se l'ospite viene, diciamo, seriamente danneggiato. Quindi è questo il motivo per cui il virus dell'influenza stagionale, diciamo, ci causa un raffreddore, un po' di febbre e quindi è di grandissimo successo. Spero di aver chiarito. Quindi diciamo, Graziano, che in realtà questi alti tassi di mutazione che indeboliscono non è così, diciamo, sono titoli di giornali, c'è stata una sola mutazione attestata, diciamo, da studi e non ha modificato, diciamo così, il virus non è cambiato, ecco, in questi mesi. Il virus non è cambiato, io l'ho sempre detto, perfetto. Lo dicevo ad aprile, l'ho detto a maggio, l'ho ripetuto a giugno. È vero. Nel senso che ora ce ne siamo accorti che in effetti gli effetti che sta provocando sono, diciamo, esattamente... Assolutamente, il virus non è cambiato, è sempre lui. È forse un po' più infettivo, cioè rispetto al ceppo originario cinese, c'è questa mutazione che noi chiamiamo D614G, sì, cioè l'aminoacido aspartato, che nella posizione 614 di spike è diventata glicina, che probabilmente, e qua c'è un lavoro su Cell, che è una delle riviste, sì, più prestigiose al mondo, che dimostra in vitro, quindi chiaramente non è una risposta definitiva, che è più infettivo. Benissimo, il virus è sempre lui, non è cambiato, possiamo cambiare noi i nostri comportamenti in modo da arginarlo. Ecco, passiamo alla prossima schermata, ce l'abbiamo qui davanti. Dunque, questo ancora una volta, Graziano, è la tua schermata. Esiste una correlazione tra specifici genotipi e maggiore sensibilità alla malattia Covid-19? Cioè, sostanzialmente, credo di aver capito che la domanda dica se esiste diciamo, un genotipo, cioè persone che dal punto di vista genetico siano più suscettibili, siano più sensibili, credo di aver capito, allora, che si tratti di questo. E poi anche le altre due, prego. Sì, la risposta è semplicissima alla prima domanda, ed è sì. Il problema è che non sappiamo quale sia, perché è chiaro che il virus si propaga in funzione all'ospite che ha infettato. Quindi questi due sistemi genetici e interagiscono e quindi chiaramente il genotipo, il profilo genetico dell'ospite in qualche modo ha un'influenza. C'è al momento un grosso studio internazionale che si chiama COVID Human Genetic Effort, che
che è coordinato dalla Rockefeller University di New York, a cui diciamo anche io ora partecipo, ma qui la partecipazione è assolutamente open, che vuole appunto studiare questo effetto e sta studiando due tipologie di soggetti, la cosiddetta tipologia dei suscettibili e la tipologia dei resistenti. I suscettibili sono soggetti giovani che non hanno altre malattie, comorbidità, e che diciamo subiscono un'infezione grave da coronavirus. Mentre i resistenti sono ad esempio anziani che, pur vivendo in un RSA in cui si sono infettati tutti, loro. Rimangono, diciamo, negativi. Quindi stiamo cercando di raccogliere con enormi difficoltà, magari su questo la professoressa Chironna ci potrà dare una mano, campioni di, diciamo, io per la verità mi sto interessando ai resistenti. Il problema è che i resistenti sono i tamponi negativi che vengono, credo, buttati via immediatamente. Quindi, questo poi ci sono anche domande. Questo è un altro problema. Vabbè, comunque, sicuramente, diciamo, la risposta è che c'è correlazione. C'è correlazione, ma non sappiamo ancora quale. Cioè, ci sono genotipi, ci sono persone più suscettibili e persone più resistenti, ma non siamo ancora in corso su questo. Per quanto riguarda la seconda domanda, esatto, pure molto interessante, sui ceppi. Ora, diciamo, i ceppi ci sono effettivamente diversi ceppi, sono varie pubblicazioni che tentano di definirne la tipologia, la nomenclatura. Quello che posso dirvi è che i ceppi principali che oggi noi osserviamo si sono sviluppati tutti in Cina. Quindi nello studio che noi, diciamo, abbiamo, ora è pubblico come preprint, ma che è in revisione per un'importante rivista scientifica, mostra che ci sono quattro ceppi principali che esistevano in Cina, diciamo, all'inizio della pandemia, ma in Italia di questi quattro ne abbiamo sempre osservato solo uno, che è quello che poi si è diffuso in tutto il mondo occidentale. Okay. Poi al loro interno si possono suddividere ulteriormente, però, ripeto, ceppi diversi non vuol dire che hanno caratteristiche diverse. Diciamo, hanno delle firme, delle signature molecolari specifiche. Quindi, diciamo, questa è la risposta che possiamo dare. Cioè, in Italia abbiamo un ceppo al momento. Che perfetto, che è quello più comune in tutto l'Occidente. Esattamente. Ok. Graziano, in che modo velocemente gli scienziati riescono a descrivere la morfologia e la struttura del virus? La struttura, la morfologia, dal punto di vista, diciamo, di struttura, di forma, per lo chiamiamo coronavirus, perché si può vedere ovviamente questa struttura del capside virale al microscopio elettronico. Benissimo. Io non mi occupo di questo, mi occupo del suo materiale genetico. Certo, però la struttura. Naturalmente. Ok, possiamo passare alla prossima. Dunque, la prossima schermata, come al solito partiamo dalla prima domanda, poi a seguire tanto la leggete. Perché ci sono stati alcuni studi sui farmaci per il Covid che sono stati ritirati? E poi ancora, ne leggo un altro, ho visto che molti articoli sono stati ritirati, come faccio a fidarmi se poi gli studi vengono ritirati? Queste sono domande per Emma Lazzari. Grazie Tina. Beh, qui bisogna fare un discorso un pochino più ampio. Bisogna partire dal fatto che la scienza è un dialogo fra persone che chiaramente sono esperte in un determinato settore e sicuramente molti di voi ricorderanno il processo del metodo scientifico, quindi lo scienziato prima osserva, poi fa delle ipotesi sul funzionamento del mondo che osserva e poi pianifica degli esperimenti. In questo caso, per quanto riguarda il Covid, gli esperimenti possono essere ad esempio dei trial clinici in cui vengono testati determinati farmaci, raccoglie i dati, quindi le informazioni che servono per capire se le ipotesi possono essere reali e poi confermano oppure no, ma nel caso in cui si confermino le ipotesi, queste ipotesi diventano tesi. Bene, tutto questo processo oggi
viene fatto attraverso delle riviste scientifiche. Sono delle riviste specializzate dove sicuramente avrete letto, avete sentito anche da articoli di giornale che le riprendono. Gli scienziati scrivono tutto il procedimento che hanno fatto, il ragionamento che li ha portati a descrivere determinate tesi. E beh, questo processo però non si ferma qui, perché poi a quel punto la comunità scientifica intera inizia a discuterne, quindi può capitare che a volte escano degli articoli, siano pubblicati degli articoli che poi vengono smentiti da nuove ricerche, e questo è un processo continuo, quindi non è detto questo che... Questo è il processo della scienza, esattamente, no? Cioè... Esattamente, quindi non è detto che una volta che un articolo viene pubblicato, purtroppo quello che in questo momento è, non voglio usare la parola problema, però in questo momento nelle vite che viviamo noi vogliamo tutto subito, no? Abbiamo i social, condividiamo immediatamente le nostre emozioni, le nostre foto, e pensiamo che funzioni così anche per la scienza, ma questo non è la realtà. La scienza è un continuo dialogo, quindi se io oggi pubblico un articolo, ci può essere un altro ricercatore che smentisce le mie ipotesi perché magari ha dati più completi. Credo, diciamo, che ci si Emma, riferisca... Che la cosa... Dicevo, la cosa fondamentale è che in tutto questo processo, prima di tutto che la scienza non dà verità eterne, perché quello attiene alla, diciamo, esatto, ad altre sfere della vita e non sono quelle della scienza. E le verità della scienza non sono eterne, quindi, ma sono verità che possono essere smentite apportando prove. Esatto. È questo. Cioè, il senso è un po' questo, no? Non deve stupire che gli scienziati discutano, hanno sempre discusso, hanno anche litigato. Certo. Ma è intrinsecamente onesta la scienza perché si serve di prove. Esatto. E spesso, per esempio, capita che alcuni studi sui farmaci vengono portati avanti su un numero ristretto di pazienti e magari su poche decine di pazienti danno dei risultati, ma quando poi questo farmaco viene esteso e utilizzato su un numero maggiore di individui, magari le percentuali non corrispondono proprio alla prima percentuale su una parte ristretta. Quindi questo è il motivo per cui molto spesso un farmaco sembra molto promettente, ma perché magari lo studio è stato condotto su 20 pazienti, dopodiché se passiamo a 1000 i risultati possono certamente chiaramente essere diversi. E un'ultima cosa, Emma, l'ultima domanda: cosa ne pensi della scelta di non rendere pubblici tutti i dati sulla sperimentazione, stiamo parlando di vaccini, certo, che sono l'argomento dei giorni. Di questi giorni, sì. Di questi giorni. Allora, io devo dire che può sembrare strano che non vengano resi disponibili subito questi dati, ma in realtà pensiamo che, per esempio, questa è l'unica occasione nella storia della scienza moderna in cui le case farmaceutiche hanno condiviso, prima di finire le sperimentazioni, i protocolli che hanno utilizzato per mettere in campo le sperimentazioni appunto legate ai vaccini. Quindi già c'è stato un grosso passo avanti di trasparenza. Addirittura le case farmaceutiche si sono rifiutate di modificare e accorciare i tempi di sperimentazione dei vaccini per arrivare a un farmaco prima di quanto stabilito nel tempo. È chiaro che questi dati verranno sicuramente resi disponibili alle agenzie del farmaco, per esempio in Europa o in America, in Italia, in tutti i paesi, per essere poi approvati. Quindi che cosa sono in realtà le agenzie del farmaco? Al loro interno hanno scienziati che valutano questi dati, quindi sicuramente la comunità scientifica ad un certo punto avrà accesso a queste informazioni. Bisogna capire bene quando e bisogna capire se queste informazioni saranno complete. Sinceramente quello che penso io è che dovrebbero rendere pubbliche queste informazioni nel loro complesso, proprio per dare una maggiore certezza e trasparenza a questo processo. Ok. Benissimo. Allora, ecco, qui ancora tu, Maria. Come mai è successo che un soggetto convivente con un malato di coronavirus non si sia contagiato, e poi sulla disinfezione delle mani, e gli asintomatici sono veramente contagiosi? Ti chiedo naturalmente di rispondere come al solito, tenendo conto di tutti
E anche cercando di essere breve per andare avanti con le domande e cercare di rispondere a tutti. Allora, alcuni conviventi, contatti stretti si contagiano, altri no. E questo perché sappiamo che ci sono diversi fattori che condizionano la probabilità di trasmissione. Non è, diciamo, un fatto scontato che uno si contagi. Come molti sapranno, ormai abbiamo imparato, il virus si trasmette attraverso dei contatti stretti, che vuol dire stare vicino ad una persona che ha in incubazione il virus o presenta l'infezione anche se asintomatico, e ovviamente attraverso, anche parlando con i colpi di tosse, emette all'esterno particelle che contengono il virus, e ovviamente se di fronte, vicino, in prossimità c'è un soggetto suscettibile, questo soggetto può infettarsi. E ci sono quindi diversi fattori che condizionano la probabilità di trasmissione. I contatti più stretti sono quelli che hanno maggiore probabilità di contrarre il virus. Non a caso, durante questa pandemia, e anche nel nostro paese, ma un po' in tutto il mondo, le persone che spesso si contagiano sono i conviventi. Quindi il contagio viene spesso in ambito familiare, proprio perché si condividono spazi, ambienti anche molto piccoli, si condivide spesso lo stesso bagno, si toccano le stesse superfici, sono tutte situazioni che aumentano la probabilità di contagio. Ma detto questo, ci sono alcuni familiari che, pur condividendo gli stessi spazi, lo stesso ambiente, non si contagiano, perché ci sono dei fattori soggettivi che bisognerà studiare, e per questo è importante continuare con la ricerca. La disinfezione delle mani, è chiaro che la disinfezione delle mani, cosa che abbiamo visto essere fondamentale, lavarsi le mani, ma anche utilizzare le soluzioni idroalcoliche per lavarsi continuamente, per disinfettarsi le mani, sono fondamentali. Ma lavarsi le mani e disinfettarsi le mani da sola questa azione non è sufficiente a impedire un contagio, se non a manteniamo anche la distanza, quindi se non usiamo le mascherine. Quindi ci proteggiamo solamente se usiamo insieme il distanziamento, ci laviamo le mani e usiamo le mascherine, altrimenti la disinfezione delle mani da sola non serve, può ridurre ma di poco la probabilità di contagio. Ok, dunque. È importante dire una cosa, Tina, sugli asintomatici, perché c'è stata molta confusione su questo, perché molti anche durante quest'estate dicevano che gli asintomatici fondamentalmente non avevano e non hanno un ruolo nella trasmissione del virus, soprattutto questo veniva detto anche all'inizio della pandemia. Poi abbiamo visto invece, e molti studi scientifici hanno documentato, che gli asintomatici sono una quota abbastanza rilevante di tutti i soggetti con infezione da SARS-CoV-2, e sono anche soggetti contagiosi. Noi abbiamo notato, avendo il laboratorio di riferimento regionale, che molti asintomatici hanno una carica virale molto elevata e quindi sono in grado assolutamente di trasmettere. Per quanto riguarda il periodo di contagiosità, questo può essere variabile, però, perché dipende dal momento in cui scopriamo l'infezione o dal momento in cui noi manifestiamo i sintomi. Quello che sappiamo è che in genere, per chi manifesta i sintomi, il massimo della contagiosità viene da 48 ore prima dell'esordio dei sintomi fino a diversi giorni dopo, una decina di giorni dopo, dopodiché la probabilità di contagiare altre persone diventa via via meno rilevante, e quindi si è contagiosi soprattutto nei primi giorni dall'esordio dei sintomi. Quindi il messaggio è che chi non ha sintomi non è vero che non contagia. Chi non ha sintomi contagia, può anche avere una carica virale forte. E, ecco, questo dovrebbe anche darci indicazioni su come vivere anche la condizione di non sintomaticità, ecco, sempre in relazione
al rapporto con la comunità, no? Quindi, Maria, se passiamo alla schermata successiva, ecco, a proposito, sì, sulle donne, scusatemi, mi sono... esatto, dunque anche alla domanda successiva sei piuttosto tu chiamata in causa, direi anche qui velocemente, è vero che l'infezione da Covid-19 è meno grave nelle donne e perché? Poi sulla pericolosità di questo virus per i ragazzi, giustamente una domanda che li riguarda direttamente, e poi sulla tempesta di citochine. E anche qui Maria... Vedo che è un discorso, come dire, che si può narrare insieme, prego. Sì, se andiamo a guardare i dati per quanto riguarda l'infezione, diciamo che questa fondamentalmente riguarda sia le donne che gli uomini in ugual misura. Quello che è emerso è che in qualche modo le donne sono meno a rischio di sviluppare le forme più severe, più gravi della malattia della Covid-19. E qui è molto probabile che entrino in campo diciamo fattori legati al genere, per esempio è probabile che le donne sviluppino meno forme più gravi perché siano più protette per esempio dagli estrogeni, questo è documentato anche per altre malattie, quindi bisognerà studiare meglio questi aspetti, e questa è una possibile ipotesi che parte però da dei fatti abbastanza documentati. Il virus per i ragazzi è meno pericoloso o più pericoloso? Adesso stiamo vedendo che i ragazzi si infettano allo stesso modo degli adulti, e anche i bambini più piccoli possono infettarsi. Quello che varia è invece la probabilità di ammalarsi in forme più severe. Quindi tutti possono infettarsi, anche i bambini, solo che nei bambini l'infezione decorre quasi sempre in maniera sintomatica, o come si dice pauci sintomatica, che vuol dire pochi sintomi anche molto sfumati. Man mano che si va più avanti con l'età aumentano le forme di Covid le forme più severe, quindi si può andare incontro fino alla polmonite. Però man mano che aumentano i casi di infezione anche nei ragazzi, vediamo anche che dei ragazzi molto giovani senza fattori di rischio, per ragioni sempre soggettive e anche magari genetiche, possono sviluppare forme severe, e abbiamo notizie di giovani che finiscono in rianimazione. Quindi, per quanto un evento raro, anche i ragazzi possono ammalarsi di forme severe, certamente in misura molto molto inferiore rispetto a chi è più avanti con l'età. Sulle ipotesi qui ce ne sono varie, ma sono per l'appunto ipotesi, sulla ragione per cui sono ancora ipotesi, quindi non ne parliamo. Maria, sulla quarta domanda della schermata direi che forse hai già risposto, no? Mi pare. Esatto, cioè i sintomatici hanno una... Abbiamo già... Uguale agli asintomatici, sì, abbiamo già detto che... Sì, abbiamo già detto, direi. Stiamo vedendo anche sul campo che in realtà è così. Allora, quante sono le probabilità di contrarre il virus quando in contatto con un soggetto positivo che ha una carica virale bassa? È chiaro che la carica virale influenza la probabilità di trasmissione, però vi sono anche altre situazioni che possono favorire il contagio in presenza di un soggetto con una carica virale bassa, perché io se sto molto vicino fisicamente ad un soggetto con un'infezione, anche se quel soggetto ha una carica virale bassa, questa carica virale, anche se bassa, può essere sufficiente a determinare l'infezione in una persona suscettibile che però ha stretto contatto. Quindi dipende molto dai nostri comportamenti. Quindi anche soggetti con una carica virale bassa possono trasmettere l'infezione se il soggetto suscettibile è molto a stretto contatto, e se questo contatto perdura nel tempo. Cioè, più si sta vicino con un soggetto con infezione, anche se con una carica virale bassa, più aumenta la probabilità di infettarsi. Ci sono tante variabili, ragazzi. Una è la carica virale e l'altra è la distanza, che poi, se ci pensate bene, a tutte queste variabili rispondono quelle tre
quelle tre regole che sono mascherina, distanza, lavaggio, no? Ecco, e lavaggio delle mani. Ovviamente i soggetti più a rischio, soprattutto di sviluppare una Covid più severa, sono i soggetti più avanti con l'età, gli anziani, gli immunodepressi, i soggetti con patologie tumorali, e sono quelli purtroppo che dobbiamo proteggere con i nostri comportamenti, adottando quelle misure che conosciamo tutti. Il senso di responsabilità consiste proprio in questo, di comprendere fino in fondo che magari noi possiamo non ammalarci, ma persone più fragili possono ammalarsi e ammalarsi di una forma molto severa. I soggetti che diciamo sono più protetti, nel senso che sviluppano forme meno rilevanti, sono i soggetti bambini, i soggetti più piccoli o in genere soggetti che non hanno patologie di base. E quindi questo è un po' diciamo in linea di massima quello che si può dire a proposito dei fattori di rischio e della probabilità di ammalarsi e di infettarsi. Benissimo. Direi che possiamo passare alla prossima schermata. Ecco, allora, qui questo è materia ancora una volta di Maria e di Graziano, del professor Pesola e della professoressa Chironna. E è vero che è stato messo a punto un vaccino? Funziona davvero? Con che percentuali effetti negativi? Come hanno fatto a creare un vaccino in così poco tempo? Com'è possibile avere un vaccino in tempi così rapidi? Insomma, vedete che i ragazzi si pongono domande su questi vaccini. In parte direi che questa è materia davvero per Chironna e Pesoli, ancora una volta. Inizi ancora tu, continua ancora tu, Maria. E sì, poi diciamo dire su questo, che è un argomento ovviamente attuale di questi giorni. Esatto. Ci sono stati annunci molto importanti e d'altronde molto attesi sulla messa a punto di vaccini efficaci e sicuri. Innanzitutto bisogna dire che durante la prima fase i ricercatori nel mondo contemporaneamente erano in campo e lavoravano duramente per cercare di comprendere quale modello utilizzare per mettere a punto un vaccino, perché si è capito subito che solo con un vaccino avremmo potuto fermare questa pandemia. Ci crediamo fermamente. C'erano già dei prototipi di vaccino, perché la ricerca sui vaccini non si è mai interrotta, quindi diciamo che la velocità è anche dovuta al fatto che non si comincia mai da zero, quindi questa è una risposta sulla velocità: non si comincia da zero. E poi perché se andai avanti così veloce, no? Anche perché hanno portato avanti contemporaneamente delle fasi diverse, giusto? Da un lato c'era chi già aveva lavorato su un prototipo di vaccino, che era quello basato sull'adenovirus, no? E quindi già avevano provato a inserire con tecniche di ingegneria genetica frammenti di genoma in grado di codificare per la proteina che è in grado di generare, quando ovviamente si somministra il vaccino, qual è l'obiettivo del vaccino? È quello di stimolare nell'ospite una risposta immunitaria, quindi la produzione di anticorpi in maniera tale che questi anticorpi, se si viene in contatto con il virus selvaggio, sono in grado di bloccare il virus e quindi di impedire l'infezione e anche la malattia. Quindi questi prototipi erano già stati in qualche modo sperimentati ed erano già pronti, quindi si sono portati avanti col lavoro. Poi ci sono stati approcci innovativi come il vaccino della Pfizer, l'abbiamo sentito tutti, o l'altro vaccino che è sempre basato sull'mRNA. Di questo potrà parlare meglio il professor. Poi ne parlerà sicuramente Pesola. Si è usato un approccio anche molto nuovo e che sarà promettente anche non solo nel campo dei vaccini, ma anche per quanto riguarda anche le terapie per altre malattie. Ovviamente quando c'è una pandemia bisogna cercare di mettere in campo subito un vaccino, è chiaro che vengono accorciati i tempi, ma questo non avviene affatto a scapito delle azioni che devono essere fatte per quanto riguarda la sicurezza.
perché questo è importante sottolinearlo, gli sforzi sono enormi, ma non si sta derogando al metodo scientifico, quindi tutto quello che si è fatto in questi mesi è stato fatto in maniera rigorosa. Rigorosa, perfetto. Sono stati disegnati benissimo, quindi è stato somministrato il vaccino in cieco ad alcuni soggetti, ad altri soggetti è stato somministrato il placebo, quindi si è aspettato il tempo per verificare nei due gruppi chi si ammalava, chi non si ammalava. Insomma, sono state somministrate due dosi perché si è stabilito all'inizio che probabilmente bisognava somministrare una dose al tempo zero, sono stati fatti subito degli studi per cercare di capire la quantità di antigene o di particelle di contenenti l'mRNA da somministrare per cercare di avere il massimo della risposta nell'ospite. Quindi, stabiliti questi aspetti molto importanti, si è partiti con la sperimentazione, ma sempre tenendo in considerazione il rigore scientifico. Abbiamo già dei risultati che sembrano incoraggianti, poi dobbiamo sottolineare come dobbiamo stare tranquilli perché ci sono delle autorità che ci tutelano dal punto di vista della sicurezza e dell'efficacia di questi prodotti, che sono l'FDA in America e l'EMA in Europa, l'Agenzia Europea per i Medicinali, per i Farmaci, per cui i tempi sono stati accorciati in 8-10 mesi, noi abbiamo ottenuto risultati che normalmente si ottengono in tantissimi anni, ma questo, ripeto, è grazie allo sforzo di tutti. Per cui e non perché siamo andati velocemente, appunto, derogando, abbiamo utilizzato sono stati utilizzati gli stessi criteri che vengono utilizzati quando ci si impiegano anni. Ecco, questo deve essere chiaro. Io però volevo chiedere a Graziano: il vaccino di cui si parla in questo momento è sicuro? Potrebbe avere conseguenze indesiderate nel tempo? Allora, dunque, sì, premesso che la professoressa Chiron ha descritto perfettamente lo scenario, volevo aggiungere qualche piccolo particolare, perché se capiamo come viene sviluppato un vaccino, ci possiamo rendere conto di come possiamo essere tranquilli sulla sicurezza e, come dire, apprezzarne l'efficacia. Allora, per sviluppare un vaccino ci sono due fasi. Una fase preclinica, che si fa in laboratorio, in vitro, in cui si vede se un'idea in qualche modo può funzionare, magari usando cellule umane in coltura. Quindi si vede se, diciamo, si ha una risposta positiva. Successivamente si passa a quello che si chiama trial clinico. Il trial clinico ha luogo in tre diverse fasi. Nella fase 1 si somministra il vaccino a un numero ridotto di soggetti umani e in questa fase si valuta esclusivamente la sicurezza, cioè si verifica che in nessun caso ci siano effetti negativi rilevanti, perché ci possono essere, sai, qualche piccolo diciamo effetto collaterale, un po' di febbre e così via, ma si valuta la sicurezza. Nella fase 2 praticamente si somministra il vaccino a un gruppo un po' più ampio, quindi i controlli e i testati, quindi si somministra il placebo, il vaccino a un gruppo un po' più ampio, e qui si ha una prima idea dell'efficacia del vaccino. E continua la valutazione sulla sicurezza, perché tu nel frattempo hai un tempo più lungo per valutare che il vaccino sia anche sicuro, oltre che efficace. Nella terza fase è quella in cui si somministra il vaccino a una popolazione molto più ampia, quindi parliamo di decine di migliaia di persone, tipicamente per dire 20.000, 25.000 controlli e 25.000 test, quindi, e si vede appunto qual è il tasso di efficacia del vaccino. E quindi abbiamo delle stime attualmente, visto che siamo in conclusione della fase 3, di efficacia intorno al 90%. Quindi su questo possiamo stare tranquilli. Quanto è efficace il vaccino? È chiaro che se la sperimentazione è durata 8 mesi, possiamo dire che fino a 8 mesi è efficace, esatto. Perché come pure gli effetti collaterali, nel senso che noi possiamo valutare ciò che possiamo osservare.
Ma tanto è vero, vero Graziano, che esiste poi, come in tutti i farmaci e come in tutti i prodotti, esiste poi l'osservazione degli effetti negli anni nella popolazione. Si chiama una volta che è messo trial sul mercato. Clinico di fase 4. Cioè, quindi società, in realtà diciamo, tutto quello che è stato fatto post-marketing si chiama. Esatto, e questo per tutti i farmaci, non solamente. Io una cosa direi che forse possiamo anche passare, perché visto che giustamente i vaccini hanno preso molto la curiosità degli studenti, possiamo passare anche alla schermata successiva, esatto, perché mi pare che ci siano domande più, diciamo, più centrate sul funzionamento dei vaccini. Vediamo un attimo quanto sono promettenti i risultati ottenuti dalle case farmaceutiche. Diciamo che grosso modo abbiamo risposto. Perché non si arriva mai a un'efficacia al 100%? Abbiamo visto questa gara, no? Questa cosa per cui 90-95. Ecco, velocemente, se mi può rispondere o Maria o Graziano, o il professoressa Chironna o il professor Pesole, perché non si arriva al 100%? No, perché in medicina non esiste il 100%, e per quanto riguarda i vaccini, per chi conosce i vaccini, avere un'efficacia del 90% significa aver fatto benissimo, perché chiaramente sappiamo, certo, per esempio i vaccini anti-influenzali, che sono dei salvavita, se vengono utilizzati su un'ampia popolazione, hanno un'efficacia che non è elevatissima, a volte può essere del 70%, ma in alcune stagioni, se la previsione non è stata azzeccata, come si dice, perché voi sapete che i vaccini anti-influenzali vengono modificati di anno in anno, perché i virus influenzali mutano. Quindi abbiamo delle stagioni in cui l'efficacia può essere anche del 40%. Il problema è che anche questi vaccini, quando utilizzati su una popolazione molto vasta, hanno un effetto importante. Quindi 100% non esiste. 100% non esiste, ragazzi. In realtà il messaggio è stratosferico, che se venisse confermato ci darebbe davvero una grande speranza e delle prospettive davvero interessanti. Esatto. E Graziano, professor Pesole, l'RNA del vaccino, immagino che si stiano riferendo ovviamente al vaccino mRNA, l'RNA del vaccino si integra nel genoma o viene solo tradotto? Allora, dunque, in realtà qui è anche abbastanza semplice, nel senso che, riprendendo il discorso precedente, noi abbiamo dei sistemi che sono stati sviluppati in precedenza e che sono intercambiabili, nel senso che la piattaforma dell'adenovirus o la piattaforma dell'RNA di fatto è abbastanza flessibile, perché se io poi cambio, diciamo, il DNA ricombinante nell'adenovirus o l'RNA, posso, come dire, come si fa col vaccino dell'influenza, come dire, aggiornare eventualmente in modo molto facile il vaccino. Allora, diciamo, per capire come funziona il vaccino, molto rapidamente vi spiego come funziona il virus. Che fa il virus? Praticamente inietta il suo genoma nella cellula e quindi la piega alla sua volontà, la cellula traduce questo RNA virale, per cui si creano tante particelle virali che continuano a infettare il virus. I vaccini funzionano iniettando o un pezzo di DNA che poi viene trascritto in un piccolo RNA o direttamente l'RNA, che è incapace di produrre la particella virale che poi crea il virus, ma crea una proteina che viene riconosciuta dal sistema immunitario. Per cui questa proteina poi elicita, suscita la risposta immunitaria che poi ci protegge a medio e lungo termine. Perfetto. Quindi tra l'altro è un sistema che dal punto di vista della biologia cellulare è molto sicuro, cioè rispetto a molti farmaci, un vaccino siffatto non ci fa pensare a effetti collaterali. Perché di fatto simuliamo, imbrogliamo la cellula facendole capire che c'è un'infezione in atto che però non potrà essere produttiva, insomma. Esatto, cioè come se noi praticamente fornissimo alle cellule direttamente il libretto di istruzione per produrre la proteina spike sulla base del... Esattamente. Dopodiché di vaccini... Sulla base della quale verranno prodotti... La domanda anticorpi. 50, in realtà i vaccini che si stanno sviluppando sono 200-300, sono molti di più. Sì, sono quindi, molti diciamo, di più. E questo è anche un bene, perché
diciamo, siamo vaccino, protetti. Certamente. Il vaccino con vettore virale, se qualcuno vuole rispondere, ancora tu, Graziano. No, è uguale, non si integra, nel senso che invece di usare l'RNA usiamo un adenovirus, diciamo, ingegnerizzato, quindi che non fa danni, che porta al suo interno un pezzo di DNA che codifica per un RNA che produce la proteina esattamente, esatto, come, cioè, andiamo a monte praticamente. La differenza è che questo è molto più stabile, perché il DNA è più stabile dell'RNA, quindi non ha bisogno di ultracongelatori. E costa un po' meno, però costa un po' meno. Di fatto con l'RNA, diciamo, ci portiamo avanti, perché già diamo alla cellula l'RNA per fare la proteina. Sentite, sulla frequenza, diciamo, sulla si può prevedere la durata dell'efficacia del vaccino? No, nel senso che è vero che ci sono molte mutazioni, ma non è che le mutazioni colpiscono a caso, sono sempre sotto il controllo della selezione naturale, per cui considerate che questo ceppo di SARS muta più lentamente di SARS-CoV-1. Quindi, diciamo, tutto sommato, non è che poi abbia un tasso di mutazione molto elevato. A differenza del virus dell'influenza, che è un virus a RNA, però in vari frammenti, ha un tasso di ricombinazione molto inferiore. Quindi rispetto al virus dell'influenza è più stabile. Quindi, poi, diciamo, quanto che durerà, non lo sappiamo, perché se l'abbiamo sperimentato per 8 mesi, sappiamo, esatto, che dura per questo, esatto, tempo. Poi funzionerà così: tutti coloro i quali sono stati vaccinati saranno seguiti nel tempo periodicamente e si andrà a vedere se sono sempre protetti nei confronti del virus circolante e se saranno protetti anche nei confronti di eventuali varianti virali che dovessero emergere. Questo sarà un aspetto molto importante, e così come cercheremo di capire se ci sarà bisogno in futuro di fare dei richiami. Cosa che però adesso non possiamo assolutamente prevedere. Abbiamo dei dati di efficacia che si riferiscono ad un tempo ancora molto limitato, di qualche mese. Man mano che passa il tempo cercheremo di capire se queste persone già vaccinate qualche mese fa saranno ancora protette per i prossimi mesi e per quanto tempo saranno protette. Risponderemo a questa domanda. Perfetto. Sui 50 tipi di vaccini che stanno per essere prodotti abbiamo dato già una risposta. Graziano mi pare che abbia già detto che ce ne sono moltissimi in realtà di vaccini in studio. Noi sentiamo dalla cronaca, giustamente e naturalmente, quelli che stanno arrivando. Grazie mille, siamo passati alla schermata successiva. Sarà più efficace il vaccino mRNA o adenovirus? Quale dei due presenta effetti collaterali maggiori? Anche qua, ancora una volta la professoressa Chiron e Pesole sono chiamati in causa, e direi che in parte forse ad alcune domande abbiamo risposto. Sarà più efficace il vaccino mRNA o adenovirus? Abbiamo già detto, mi pare, Graziano, no? No, le sperimentazioni ce lo diranno, cioè servono proprio a questo, cioè non dobbiamo dare opinioni. Le sperimentazioni, perfetto, servono a valutare l'efficacia relativa dei diversi vaccini. Avremo tutti i dati per poter poi fare delle affermazioni scientificamente fondate. Quindi sicuramente ci stiamo arrivando, è molto importante. Quello che possiamo dire, e come può dire anche la professoressa Chiron, che avere un'efficacia anche del 70-80% è importantissimo, perché solo col vaccino possiamo arrivare a quella che è la famosa immunità di gregge di cui impropriamente si parlava. I dati che sono stati finora prodotti nel senso di annunciati, e ovviamente sono sotto il vaglio delle autorità, che abbiamo già detto prima, FDA ed EMA, parlano di un'efficacia paragonabile del 90%, si sta facendo una lotta sul 90%. Però sono comunque percentuali elevate. Esatto, no? Che se fossero confermate sarebbero davvero delle percentuali di efficacia importanti. Mi preme però aggiungere una cosa: l'efficacia valutata durante gli studi è qualcosa di diverso da quella efficacia di campo, che noi chiamiamo effectiveness, che è il modo di comportarsi nel vaccino quando viene usato in una popolazione e quindi quando si comincia a vaccinare. Quindi questa
un altro aspetto importante, vedremo come si comporterà il vaccino una volta che verrà somministrato a una popolazione molto più ampia. Ovviamente per poter essere somministrati i vaccini non devono avere effetti collaterali maggiori, così come si dice. Esatto, brava. Quindi sappiamo che questi vaccini potranno avere i cosiddetti eventi avversi, si chiamano più tecnicamente, sono cioè dei piccoli fastidi che possono seguire alla somministrazione del vaccino, che in genere sono fastidi che possono essere dolore nel sito di inoculo o una febbricola, ma tutti gli altri vaccini possono avere questi eventi avversi, che sono però davvero eventi avversi di modesta entità, durano davvero qualche ora o qualche giorno, ma rispetto alla protezione che i vaccini consentono poi di darci è qualcosa di assolutamente normale per quanto riguarda i vaccini. Ecco. Ecco, una sola: se mi vaccino ma vengo a contatto con il virus, sarei comunque contagioso anche se non mi ammalo velocemente? No, questa è una, si è generato un po' di equivoco. Questo, no? Esatto, per quello. Sul fatto di contagiarsi, perché per quanto riguarda i vaccini sia l'mRNA sia quelli basati sull'adenovirus, sono dei vaccini prodotti in maniera tale che noi diciamo produciamo anticorpi nei confronti della proteina spike, quindi in qualche modo che cosa può succedere? Che noi possiamo essere protetti nei confronti dell'infezione, quindi questi anticorpi bloccano il virus, noi non ci infettiamo. Alcune volte può succedere che noi possiamo, il virus può penetrare, però noi siamo protetti nei confronti diciamo della malattia, cioè non sviluppiamo la malattia, la COVID. Ma soprattutto quello che sicuramente con questi vaccini e con tutti i vaccini in genere non succede è che i vaccinati possano essere fonte di contagio per altri soggetti, questo assolutamente no, c'è stata un po' di confusione. Quindi il vaccino protegge noi e protegge gli altri, questo... Deve essere chiarissimo. Perfetto, siamo passati alla schermata successiva. E dunque, leggo come al solito la prima domanda, poi chiedo ai nostri esperti di, come dire, di autonomamente di andare avanti con la narrazione. La diffusione del virus è collegata a particolari caratteristiche ambientali, temperatura, umidità, eccetera. Questa è naturalmente una domanda per De Gennaro che si occupa di questo. E, io mi sentite? Eccomi adesso ti vedo, Gianluigi. Allora, no. Adesso è il tuo momento. La diffusione del virus è collegata a particolari caratteristiche ambientali? Allora, fatemi fare una premessa che tra l'altro si collega con quanto hanno detto Graziano e Maria, e cioè che dobbiamo ragionare sempre in termini di probabilità di contagio. Quindi non esiste la certezza di contagiarsi o di non contagiarsi, dobbiamo fare tutti quanti un ragionamento sul rischio, sulla gestione di rischio del contagio. Quindi non ci sono numeri magici, distanze assolute di massima certezza, tutto dipende da una serie di contingenze, di probabilità e di congiunzioni che avete visto, di cui Graziano e Maria hanno parlato. Non c'è un automatismo. Sto troppo vicino, mi infetto, sto troppo lontano, sono certo di non infettarmi, sto in condizioni particolari, mi infetto, in altre no, porto la mascherina sì, porto la mascherina no. Benché quelle considerazioni circa la sicurezza sono da seguire, però dobbiamo tutti ragionare in termini di rischio. E così per le condizioni ambientali, ci sono certamente delle condizioni ambientali che favoriscono la diffusione del virus, quindi che aumentano le probabilità di contagio. In ogni caso bisogna ragionare sempre con queste probabilità. Per esempio, quali sono le condizioni ambientali che favoriscono? Allora, le condizioni che favoriscono sono le basse temperature in alcune aree del nostro pianeta, le basse temperature, l'umidità, i livelli di saturazione o gli ambienti particolarmente secchi, poi magari farò qualche esempio, e quello che noi stiamo studiando è la presenza di particolato atmosferico, quindi una concentrazione di polveri elevata in atmosfera. Che si verifica soprattutto in quali aree?
la concentrazione, una elevata concentrazione di particolato, di polveri. Queste, per quel che riguarda il nostro territorio, in pianura padana, però possono interessare anche altre aree, per esempio anche le aree meridionali durante i periodi estivi, faccio riferimento alla Sardegna o alla Spagna, che ha cominciato in pieno agosto, aveva una polverosità determinata non dalle condizioni meteoclimatiche come avviene in pianura padana, ma dai trasferimenti transfrontalieri di polveri, come quelle sahariane, per esempio, che hanno interessato la Spagna, ha interessato anche la Sardegna e la Sicilia negli ultimi mesi dell'estate, tra agosto e settembre. Quindi ci sono delle condizioni ambientali, però queste condizioni ambientali accelerano, aumentano la probabilità di contagio, non determinano il contagio. Certamente. Parliamo di rischio o di probabilità. Faccio un esempio. Noi abbiamo avuto la situazione dell'India, che ha avuto una prima ondata molto ritardata, pur avendo delle condizioni, e l'abbiamo visto nella seconda ondata, assolutamente interessanti, positive per la diffusione del virus. Però nella prima ondata, anche se queste condizioni ambientali e, diciamo, di inquinamento c'erano comunque, non abbiamo avuto una importante diffusione. Abbiamo per esempio il caso del Piemonte. Il Piemonte ha fatto tutta la curva epidemica del Covid dopo il lockdown. Il Piemonte ha cominciato l'8 marzo che aveva meno di 100 contagi e è arrivato ad averne più di 30.000, come abbiamo visto. Per cui è molto la condizio sine qua non, la condizione assolutamente indispensabile, la presenza del virus. Se il virus, come è avvenuto nelle nostre zone e spero si manterrà così, diffonde per, come si dice, focolai circoscritti, ossia per piccoli focolai a breve distanza, non entra in tutti i contesti, ma che non è soltanto l'aria, l'atmosfera, ma è la grandissima presenza di fuomiti, ossia di oggetti che sono contagiati da virus, e tra questi anche fuomiti che possono essere aerosolizzabili. Cioè passare in... Scusami, potresti spiegare meglio questo concetto, di quali oggetti, non solo dicevi? Allora, come stava spiegando prima Maria, noi abbiamo la possibilità di contagiare le superfici, per esempio. Ok, perfetto. Contagiare gli indumenti, contagiare gli indumenti. Vedete come vanno tutti bardati negli ospedali, non casualmente. Certo. Perché il rischio è che gli indumenti stessi, i nostri capelli per esempio, e quindi in questo modo possiamo portare il virus nelle nostre case semplicemente attraverso la presenza di questi fomiti, ossia di oggetti che sono stati contagiati. Noi poi tocchiamo questi oggetti, abbiamo la possibilità di inalare o di avere un qualunque contatto all'interno del nostro organismo con il virus, e quindi contagiarci. Quindi questa è una cosa, ecco perché bisogna lavare superfici, bisogna lavarsi le mani, bisogna mantenere delle condizioni di igiene che sono rilevanti, sono importanti nella trasmissione. Perfetto. Dicevo, nelle nostre aree invece, qual è il tentativo? Ma questo avviene non solo per SARS-CoV-2, è avvenuto anche per H1N1 e anche per le influenze passate. Se noi riusciamo a fare in modo che la quantità di contagiati sia bassa, perché il contagio avvenga soltanto attraverso focolai circoscritti, possiamo pensare di avere una numerosità minore di contagiati. Se questo non avviene, la presenza di virus sarà sempre maggiore, e in quelle aree, come la pianura padana, dove ci sono veicoli che sono rappresentati dalle condizioni ambientali, le condizioni di inquinamento importanti, lì in quel caso può essere che ci si contagi, come è successo, senza mai aver visto in faccia chi ti ha contagiato. Perfetto. Un'ultima domanda velocissima, Gianluigi, perché in Italia, a differenza di altri paesi, non vengono analizzate le acque reflue per circoscrivere potenziali focolai? Diciamo che non c'è un protocollo sistematico, però tanti colleghi lo stanno facendo, c'è un laboratorio per esempio in Arpa Torino, che ha messo su un bel protocollo, stanno facendo continuamente. Devo dire che anche a Bari ci sono colleghi che se ne sono occupati, per cui non è vero, avviene. Non è vero, si sta facendo. Alcune agenzie per la protezione dell'ambiente regionali lo stanno facendo. Ok.
E mi pare che, ok, ah, benissimo, allora qui siamo alla fisica della mascherina, De Gennaro, sei ancora tu, e nell'articolo La fisica della mascherina viene descritto il moto delle particelle espulse da un colpo di tosse, qual è invece quello delle particelle espulse da un soggetto che parla? Ancora per te, ho letto che la mascherina risulta inutile dopo un certo periodo di tempo, io direi che questa schermata se la gioca De Gennaro, forse con Chiron, e vai, comincia, vai Gianluigi. In realtà ci sono domande molto diverse, cominciamo a dire che ci sono diversi tipi di mascherina, ne abbiamo viste molto, l'FFP1, l'FFP2, l'FFP3, le mascherine chirurgiche, le mascherine di cotone, e io purtroppo non posso mostrare immagini, però ci sono degli studi molto interessanti che ci mostrano, a seconda delle dimensioni delle particelle, la capacità di queste mascherine di filtrare e quindi di fermare, diciamo così, queste particelle. Sono più noti i dati sopra il micron, meno sotto il micron, se non per alcuni dispositivi. Quello che bisogna dire è che tutte le mascherine possono essere utili, hanno più o meno capacità. Bene, il messaggio è questo, tutte possono essere utili. Certamente, poi ci sono dei casi in cui chiaramente per soggetti particolarmente esposti in condizioni molto difficili, molto drastiche, come quelle che abbiamo prima descritto, è fondamentale utilizzare delle mascherine a maggiore protezione, anche per ridurre, sempre facendo un ragionamento legato alla gestione del rischio. Certamente. Quindi non c'è una mascherina di nuovo che ci difende da tutto, però l'FFP2 e l'FFP3 ci hanno percentuali di filtrazione molto molto rassicuranti, perché sono in grado di filtrare il 95, 97, certo, 98, fino al 99% delle particelle analizzate. Una parola sul ricambio d'aria, De Gennaro, perché vedo che giustamente parlano delle loro classi, per cui insomma... Fammi fare, Tina, anche una considerazione. Prego. Sarà una domanda che girerò a Graziano e a Maria, perché loro non sono nei comitati tecnici scientifici a determinare quali devono essere le condizioni per il nostro paese di procedere un po' più knowledge based, più basati sulla conoscenza, anziché procedere così con un nome che adesso non è carino dire. Beh, così in pubblico. Invece purtroppo qualche volta procediamo così, senza conoscenze scientifiche. Il problema della scuola è uno degli esempi. Avremmo potuto attrezzare le nostre scuole utilizzando per esempio sistemi di aerazione più efficaci e più efficienti, anziché acquistare un sacco di banchi che poi non abbiamo mai utilizzato. Ma parlando proprio anche solamente del cambiamento dell'aria nella scuola e anche negli ambienti domestici, diciamo, quanto è utile questa... Beh, fondamentale, perché fondamentale. Come diceva prima Maria Chironna, tutto dipende dalla quantità, dalla concentrazione di virus a cui ci esponiamo, e quindi se noi siamo in grado, attraverso sistemi meccanici, di ridurre, diluire molto di più, questo rischio diminuisce molto. Poi è evidente che se in una classe ci sono 5 bambini contagiati, che sono super spread, come si dice, che hanno una elevata diffusione, la probabilità sarà molto maggiore di contagiare anche gli altri bambini rispetto a una classe dove ce n'è uno o dove non c'è nessuno, a parità di utilizzo degli strumenti meccanizzati per i ricambi d'aria. È importante chiaramente che i ricambi d'aria vengano fatti con aria pulita e quindi con aria esterna, e oggi facilmente avremmo potuto attrezzare le nostre scuole, avere i ragazzi con la didattica, i ragazzi, i bambini, soprattutto i più piccoli, con la didattica in presenza, se per tempo ci fossimo attrezzati nella pausa estiva invece di non considerare seriamente questa cosa e di utilizzare tante risorse per questioni molto meno rilevanti per la diffusione del virus, perché quello che ancora non si comprende è la modalità in cui questo si trasferisce da persona a persona o nelle comunità. Questo purtroppo è vincolato da ragionamenti sul metro di distanza, che vorrei tanto sapere chi ha pensato a questo metro di distanza. È un'interpretazione tutta nostra italiana, che addirittura l'abbiamo fatto diventare un elemento di legge. C'è una legge che determina che in un metro di distanza
è sicuro che non ci si contagia, mentre non è assolutamente vero questo. Parliamo ancora una volta di probabilità, questo è chiaro che aumentando la distanza diminuisce la probabilità, il rischio zero non esiste, mi sembra che poi sia sempre un po' questo, però che la distanza sia uno strumento, come dire, che abbatte la percentuale, che riduce la percentuale di rischio, questo lo possiamo dire, no? Certo, assolutamente, assolutamente possiamo esatto, dire questo. Ecco. Che bisogna dire che anche a distanza, per esempio, soprattutto se siamo in ambienti confinati, in ambienti indoor, questo non ci rassicura perché tutto dipende dal tempo in cui il virus ha circolato, dal tempo in cui sono stato in quell'ambiente e dal numero di persone contagiate, dalla probabilità che loro hanno anche di emettere una quantità più o meno maggiore di virus. Quindi diciamo che facendo incrociare tutte queste possibilità che abbiamo di ridurre il rischio, cioè questo naturalmente aumenta la sicurezza, cioè se portiamo mascherine, aereiamo gli ambienti, manteniamo una distanza adeguata, tutto questo insieme, benché non si arrivi mai al rischio zero in caso ci fosse in un ambiente una persona infetta, ma la riduce, quindi su questo dobbiamo essere chiari. Velocemente sulle mascherine. Esatto. Le mascherine si distinguono in mascherine di comunità, poi ci sono le mascherine chirurgiche, poi ci sono le mascherine FFP2 e FFP3. Un messaggio importantissimo, le FFP2 e le FFP3 vanno riservate agli operatori sanitari perché sono quelle più costose, quelle che servono a proteggere gli operatori sanitari, i medici sanitari che vengono per ragioni di cura a stretto contatto con i positivi. Invece la popolazione in generale deve usare le mascherine di comunità, ce ne sono diverse, più strati possono servire a evitare di eliminare all'esterno particelle virali e droplets, possono essere lavate, le mascherine chirurgiche sono un po' più costose, però ormai alla portata di tutti, vanno utilizzate soprattutto da parte dei soggetti più fragili, gli anziani, quindi c'è una differenza per quanto riguarda le mascherine, perché ho visto un uso improprio, persone per strada utilizzare FFP2, non va bene perché queste sono da riservare al personale sanitario. Da sole le mascherine non servono e il concetto è da ribadire è lo stesso, è sempre lo stesso, da sole non servono se poi io sono a 20 centimetri. Esatto, cioè tutte le misure insieme. Il metro è stato, diciamo, è orientativo, è chiaro che studi hanno dimostrato come è il minimo di distanza da mantenere per ridurre il rischio, ma non è zero il rischio, il rischio comincia a diventare ancora più basso se per esempio parliamo di 2-3 metri, quindi più a distanza si riesce ad essere da altri soggetti meglio è, ovviamente. Quindi qualora però si dovesse, per ragioni di lavoro, per ragioni legate a tanti motivi, venire in contatto con le persone a meno di 2 metri, 1 metro, l'uso delle mascherine può aiutare. Inoltre, meno stiamo a contatto con le persone, più si riduce il rischio. Quindi vanno sempre insieme le cose. Questo esatto. Mi premeva aggiungere sull'uso delle mascherine. Sì, anche perché poi c'è tutta una narrazione dei social che è molto interessante, ma anche da parte di persone del mestiere. Cioè, discutevo l'altro giorno su qualcuno che usava per passeggiare la doppia mascherina, praticamente sotto l'FFP2 e sopra la chirurgica, insomma, ne sentiamo di tutti i colori. Quindi su questo magari un'informazione un po' più chiara. Ma noi per questo siamo qui con voi, così ci potete dare delle informazioni corrette. E siamo passati quindi alla schermata, sono stati fatti confronti tra contagi all'aperto e al chiuso in locali con frequente ricambio d'aria a luoghi chiusi, in parte mi pare anche ad alcune di queste domande, in parte abbiamo già dato risposte, però ecco questo lo chiederei ancora, partirei dalla prima domanda di Gennaro. Gianluigi, ancora tu? Sì, anche vado velocemente.
Vai. Ho già parlato di questo, magari qualche riferimento, esatto, riferimento all'esperimento, perché comunque ci sono state diverse domande su questo. Allora, su luoghi chiusi e luoghi aperti, mentre nei luoghi chiusi si possono provare a fare delle simulazioni anche di carattere fluidodinamico, anche se ogni luogo chiuso è diverso dall'altro in relazione anche al non solo alla volumetria, ma al posizionamento di porta, finestra, finestrini, capacità delle finestre di ritenere di essere più o meno sigillate, quindi la variazione è notevole. Certo che quello che si è visto è che in alcuni casi di ambienti confinati anche persone distanti numerosi metri sono state contagiate da altre, perché magari erano sul flusso della ventilazione o perché avevano respirato fomiti prodotti da contagiati in precedenza negli stessi spazi. Una cosa invece sull'inquinamento, perché voglio dire, si è parlato tanto dell'influenza del particolato atmosferico, io per onestà devo dire che stiamo ancora studiando molte di questi, di questi meccanismi, e ci sono più o meno due aree di interesse nella comunità scientifica, a parte gli agnostici che dicono che non è possibile, però ormai ci sono numerosissimi studi, anche i nostri sono stati stracitati in questi mesi. Soltanto in Italia poi c'è il vezzo di creare contrapposizioni soltanto per ragioni forse accademiche, le solite battaglie tra bande. Invece a livello internazionale questo viene molto meglio analizzato. I due fronti sono: uno, quello dei nostri studi, che dicono che il particolato può essere vettore, perché quando la concentrazione di polveri è elevatissima, questo si conosceva anche dai tempi della Spagnola, ci sono studi anche di virologia animale che parlano di questo, quando la concentrazione di polvere è elevatissima, il virus coglie la possibilità di stare nell'aria con maggiore probabilità legandosi alle polveri, Solo, ma anche se precipitato, cioè se caduto al suolo, questi a Wuhan lo sapevano bene, infatti lavavano le strade, igienizzavano le strade, anche se caduto al suolo, se si era collegato con delle particelle di polvere, questi potevano essere risospese e quindi rigenerare il virus, che ha un tempo di vita abbastanza lungo anche sulle superfici. C'è invece un altro gruppo di ricercatori che non è in conflitto con questa visione, anzi le due visioni possono essere anche complementari, che invece vede nella esposizione o sincrona o pregressa, cioè o nello stesso momento in cui io respiro il virus o pregressa, di gran numero di particelle, quindi dell'inquinamento atmosferico, la possibilità che il soggetto sia più suscettibile alla contrazione della malattia. Perché parlando in termini di recettori, prima avete fatto riferimento ad ACE2, Graziano e Maria sono degli esperti di questo, anche le polveri atmosferiche agiscono nello stesso modo, cioè attivando quelle stesse proteine, quindi la possibilità che più facilmente avvenga l'aggancio con lo spike del virus. Gianluigi, permettimi di interromperti, mi arriva un messaggio che devo leggere per chi ci sta guardando. E prima di tutto salutiamo quanti sono collegati sui canali social Erna Puglia, perché la diretta di Erna Puglia passerà a Lecce, e tra l'altro mi dicono dove si sta parlando, si parlerà di donne e scienza. E mi dicono chi vuole continuare a seguire questo programma deve farlo rimanendo collegato o collegandosi al canale YouTube di Open Air. E il canale YouTube di Open Air è sulla pagina Ern Apulia. Prego, perdonami. No, avevo okay. Terminato su questa parte. Perfetto, e vediamo un attimo. C'era una domanda che volevo porre anche a Emma Lazzari, se non vado errata. Ecco, a che punto è il peer review riguardo la correlazione tra particolato atmosferico e Covid? Sì, credo che questo punto si riferisse, grazie, al fatto che è citato il peer review. E sì. Che cos'è il peer review? Beh, esatto. Il peer review è la revisione fra pari. Si parlava prima del fatto che gli scienziati dialogano attraverso delle riviste scientifiche. Quello che succede è che gli scienziati
inviano il loro lavoro a una rivista e questa rivista fa leggere il lavoro in anteprima ad alcuni scienziati che si occupano dello stesso argomento. Quindi i pari, i peer appunto, revisionano attraverso la review, l'attività di review, di revisione, lo scritto di altri scienziati e quindi danno un voto sostanzialmente, decidono se questo articolo è meritevole di essere pubblicato sulla rivista o meno. Qui chiaramente non finisce il dialogo della scienza, perché una volta che l'articolo è pubblicato sulla rivista, viene poi discusso anche da tutto il resto della comunità scientifica. Perfetto, perfetto. Allora, direi che possiamo passare a questa schermata. Dunque, quali misure preventive bisogna adottare per prevenire che un focolaio epidemico si possa manifestare? È consigliabile disinfettare il telefono e la tastiera? E quanto tempo sopravvive il virus sulle diverse superfici? Io direi, partiamo con la prima domanda, Luca Lista e Maria. Luca, vai. Sì, buonasera a tutti. Ci sono diversi modi per prevenire un focolaio. Innanzitutto il focolaio che cos'è? C'è una o poche persone infette che cominciano a diffondere il virus e quindi a un numero molto basso di persone si passa a un numero sempre più alto di persone infette. Dell'evoluzione dei... Luca, ti si sente un po' poco. Provo a avvicinarmi. Dicevo, sì. Dell'evoluzione dell'infezione parleremo anche, ho visto più avanti, perché ci sono delle domande specifiche. Sì. Quello che già possiamo dire è che se una persona ne contagia, per esempio, due, o poi le altre due, ciascuna ne contagiano altre due, e così via, la crescita diventa estremamente rapida. Se segue esattamente questa legge, si dice che è una crescita esponenziale. Allora la cosa importante è ridurre quanto prima l'estensione del contagio. Allora ci sono dei metodi che riguardano l'evitare proprio il passaggio da una persona all'altra del virus, e di alcuni abbiamo parlato, poi magari qualche collega ne parlerà più in dettaglio: mascherine, isolamento sociale, lavarsi le mani, condizioni igieniche, chiudere per esempio locali dove si possono creare. E disinfettare telefono e tastiera? Scusami Luca, così rispondi anche velocemente a questo. Immagino di sì, insomma, se anche quello è un veicolo di germi, però forse su questo qualche collega che è più esperto di medicina può rispondere meglio di me. Una cosa che volevo dire che è molto importante è lo screening preventivo e preliminare. Se ci sono delle persone che sono infette e quindi possono infettare altre persone ma non hanno ancora sviluppato i sintomi, è importante che vengano identificate e isolate. Dove è stato possibile fare questo, o con delle app oppure facendo un numero sufficiente di tamponi, i focolai magari che hanno cominciato a diffondersi sono stati bloccati. Questo ricordo anche nella prima ondata, per esempio in Veneto è stato fatto un grosso lavoro di screening, ricordo, se non ricordo male, voi Euganeo. Quando i contagi diventano poi troppo grandi, è molto difficile fare lo screening, è molto difficile riuscire a tracciare un numero grande di tampone, perché naturalmente i laboratori sono un numero finito sul territorio, non possiamo creare un laboratorio in ogni casa. E quindi a un certo punto si rischia di perdere il controllo e il focolaio diventa praticamente diffusione incontrollata della malattia, e questo è a tutti i costi da evitare. Dopo la prima ondata, quest'estate eravamo arrivati a livelli di contagio molto bassi. Lì, se fossimo stati un po' più aggressivi nel contenere il contagio, nel fare lo screening e nell'adottare qualche misura di preventiva in più, forse adesso non avremmo avuto la seconda ondata. Bene, quindi perfetto. Quindi uno screening, c'è una misura oltre la quale lo screening non è più, come dire, quantomeno agevole farlo, cioè non è più possibile farlo, cioè bisogna contenere prima che si raggiungano grandi numeri. Esatto.
Ti aggiungo che è fondamentale per contenere un focolaio epidemico non solo identificare i positivi ed isolarli, ma fare quell'attività di contact tracing, che è un'attività tipica dei dipartimenti di prevenzione. Qui c'è una deformazione da questo punto di vista, come igienista stanno svolgendo un compito fondamentale per contenere i focolai, perché bisogna rintracciare tutti i contatti stretti e quarantenarli, cioè metterli in quarantena anche se stanno bene, aspettare 14 giorni perché alcuni di loro potrebbero manifestare i sintomi, oppure altri no, ma essere infetti, quindi devono continuare a stare isolati e separati dal resto della comunità. È così che si contiene un focolaio epidemico. Maria, già che ci siamo, scusa, ma questa è una domanda che ritorna, capisco, anche perché sono dei ragazzi. È consigliabile disinfettare telefono e tastiera? Quanto tempo, velocemente, quanto tempo sopravvive il virus? Perché se con il telefono noi non solo lo usiamo, lo abbiamo continuamente in mano, ovviamente noi con le mani contaminiamo gli oggetti, in particolare il telefono che usiamo spessissimo, quindi le secrezioni respiratorie spesso attraverso le mani finiscono sul telefono e sulle tastiere dei PC, quindi utilizzare dei batuffoli di cotone o carta con dei disinfettanti e farlo spesso e fa parte di quei comportamenti virtuosi che è importante avere per cercare di limitare il contagio, nel senso di evitare di contaminare le superfici, perché se il nostro telefono lo prende qualcun altro e il gioco è fatto. Virus è presente sulla superficie del telefono, quindi sì, è una buona abitudine quella. È una buona abitudine, ragazzi, e direi, dunque, ci sono, siccome stanno arrivando anche domande, continuano ad arrivare domande, e ecco, andiamo avanti così riusciamo anche a dare la possibilità di intervenire a ragazze che si stanno collegando ora. E dunque, in che modo il coronavirus causa in alcuni casi la perdita dell'olfatto e del gusto? E questo è ancora una schermata per Chironna e Pesole. E Maria, continua tu. So che le domande sono tantissime, moltissime, e non sai quante ce ne sono ancora, perché sì, siamo ancora. Sì, questa pandemia da coronavirus ha fatto emergere questo problema, che molte persone con infezione da SARS-CoV-2 manifestavano perdita dell'olfatto e del gusto. Si sta cercando di capire ancora quali sono i motivi, ci sono già degli studi e delle ipotesi che vengono fatte. Secondo alcuni il problema sarebbe legato ad un danno di alcune delle cellule epiteliali del naso, quindi del naso. Sembra che il virus in qualche modo possa attaccare non le cellule neuronali, ma le cosiddette cellule di supporto. Ed ecco perché questo danno, questa perdita dell'olfatto e del gusto, perché olfatto e gusto sono correlati, è reversibile nel tempo, e quindi è probabile che queste cellule che hanno i recettori, le cellule di supporto hanno i recettori ACE2, i recettori che vengono usati dal virus, no? Quella sono il gancio, il virus entra, si scatena un processo infiammatorio, quando queste cellule sono infiammate non aiutano più le cellule olfattive, quindi si perde l'odorato e si perde il gusto. Sappiamo che molte persone questi sintomi possono durare anche tanto nel tempo, per cui si sta cercando di capire se possono anche le cellule neuronali, i neuroni olfattivi, in qualche modo subire qualche danno. Poi in genere l'organismo è in grado di riparare questi danni, ed ecco perché nel tempo si ritorna. Ecco. Poi un'altra cosa importante è, vedo, il termoscanner. Il termoscanner serve per misurare la temperatura e tutti siamo continuamente controllati. Funziona lì dove noi abbiamo una temperatura, dipende da come è tarato il termoscanner. Per esempio rileva tutti coloro i quali hanno una temperatura superiore, per esempio, ai 37,2-37,3. Ed è chiaro che gli asintomatici, pur essendo infetti, non saranno mai rilevati dal termoscanner. E quindi questo è bene saperlo. Quindi è uno strumento importante, ma relativo se consideriamo gli asintomatici, che invece passerebbero questo controllo. Volevo sapere, e questo sempre vi pregherei
velocemente quali sono le differenze tra tampone molecolare rapido, tra tampone molecolare e tampone rapido, e quali sono le relative sensibilità. Direi Maria le fa i tamponi, posso rispondere anch'io? Ma assolutamente sì. Volete rispondere perché chiaramente fa parte delle nostre... Vai Graziano. No, Maria, vai. No, velocemente, poi Graziano potrà aggiungere indubbiamente. Il tampone molecolare è quello che praticamente consente di rilevare la presenza di frammenti di genoma virale sul tampone. Il tampone è un bastoncino tipo cotton fioc che viene praticamente inserito sia nelle narici sia a livello della faringe, e per prelevare ovviamente del materiale, vedere se dentro c'è il virus. Ovviamente il tampone molecolare richiede un po' di tempo, qualche ora. Poi ci sono i test molecolari rapidi, che sono sempre test basati sulla biologia molecolare, consentono di amplificare frammenti di genoma tante volte in modo tale che siano rilevabili, perché ci sono dei sistemi che rilevano la fluorescenza che si genera man mano che questa amplificazione di questi frammenti di geni avviene. E ci sono quelli più rapidi che consentono nell'arco di 40 minuti, un'ora, di avere una risposta, c'è o non c'è il virus. Quando si parla invece di tamponi rapidi, spesso si fa adesso riferimento ai tamponi antigenici. Quindi sullo stesso tamponcino si può cercare non l'acido nucleico virale, ma si può cercare l'antigene, l'antigene spike di cui parlavamo prima, che è la proteina, la glicoproteina che protrude, no, all'esterno della struttura del virus, che può essere cercata nei campioni clinici. Questi test rapidi sono facili, di facile esecuzione, si fanno come il test di gravidanza, solo che sono meno sensibili per esempio rispetto ai test molecolari, però se ne sta facendo adesso un ampio uso, perché bisogna fare uno screening più ampio di popolazione e non si può fare con i test molecolari, che richiedono strumenti sofisticati e laboratori. Invece questi test più rapidi possono essere utilizzati anche fuori dei setting ospedalieri, fuori dai setting come i laboratori. Quindi una minore sensibilità, ma una facilità d'uso che ne giustifica l'utilizzo, diciamo così, no? Per alcune... Per la sanità pubblica, perché per la sanità, esattamente. Più si fa emergere soprattutto gli asintomatici con elevata carica virale, che potrebbero non essere intercettati altrimenti. Invece qui vedo una domanda che è assolutamente per Graziano: come mai i comuni target usati nei tamponi e test diagnostici riguardano il genere ORF1AB e gene L? Volevo completare la domanda sui test, nel senso che si fa un po' di confusione, nel senso che molti, per diciamo mettersi un po' al sicuro, fanno i cosiddetti test sierologici. Ora, i test che verificano la presenza del virus, come ha detto Maria, verificano o la presenza del materiale genetico virale o dell'antigene, quindi della proteina virale. Quindi il materiale di partenza è il cosiddetto comunque tampone. Il test sierologico invece si fa sul sangue, ma lì vedi se si sono sviluppati anticorpi contro il virus. Ora, il fatto di essere negativi al test sierologico non vuol dire di non avere l'infezione. Quindi, siccome sento anche qui social e tam-tam, diciamo, che ho fatto il test sierologico per vedere che fossi negativo, facciamo molta attenzione, perché la positività al test sierologico può intervenire molti giorni dopo l'infezione, perché il sistema immunitario si deve in qualche modo sviluppare. Per quanto riguarda invece la domanda che qui mi poni, in realtà questi test molecolari vanno a vedere se ci sono, diciamo, tracce del genoma virale. Quindi è abbastanza irrilevante qual è il target che viene usato. In realtà si usano vari target che hanno, diciamo, possono avere delle differenze. In realtà si può usare l'ORF1AB, il gene N, spike e così via. E quindi di fatto sono irrilevanti, è irrilevante più o meno la regione, perché il virus quello è, quindi certo, o testo una regione, certo, o un'altra, va bene. O un'altra, quindi la presenza, se ce n'è. Quindi la storia del sito d'Italia non c'entra molto, eppure l'RNA-si, diciamo, forse lo studente parlava dell'RNA polimerasi, RNA dipendente, che serve
a costruire l'RNA, non a distruggerlo come l'RNA. Sì. Ok, perfetto. Quindi abbiamo fatto, diciamo, abbiamo dato un'indicazione sulla sensibilità, sulla diversa tipologia dei test. Abbiamo giustamente, grazie Pesole, sottolineato la differenza tra il sierologico, che rileva gli anticorpi al virus, e invece gli altri, quelli che vengono fatti col tampone, che rilevano in modi diversi e con sensibilità diversa la presenza del virus. Passiamo alla successiva schermata. Ecco, qui invece diciamo che questa è una pagina per lista. Per Luca, ci sei? E come possono gli studi epidemiologici corroborati da analisi statistiche aiutarci ad affrontare al meglio la pandemia? Questo, Luca, è un discorso interessante, perché abbiamo sentito, anzi io ti chiederei personalmente di dire molto velocemente, però anche di dire che cosa fa un epidemiologo, perché ho visto in giro che c'è un po' di confusione su due parole, cioè cosa studia l'epidemiologo? Sono un epidemiologo, insomma, gli epidemiologi. Sì, insomma, ok. Gli epidemiologi studiano come si propaga la diffusione del virus all'interno di una popolazione, e ci sono diversi approcci che si possono avere. Ci sono dei modelli che possono essere fatti facendo delle ipotesi che possono essere più semplificate e poi via via più complesse. E poi ci sono degli aspetti di analisi dei dati della diffusione che vengono dalle misure che poi sono fatte giorno per giorno dai vari laboratori, dalle ASL nel caso italiano, e questi possono essere confrontati su come i modelli teorici possono prevedere l'evoluzione. Quindi come possono gli studi epidemiologici forse vediamo quali sono i modelli che si possono fare. Il modello più semplice, puoi immaginare che tutte le persone stiano in uno stesso grosso contenitore, più o meno in maniera casuale si possono incontrare l'uno con l'altro. In questo caso, se una persona infetta comincia a circolare, con una certa probabilità comincerà a infettare un certo numero di altre persone. A questo punto le persone infette potranno poi avere un'evoluzione che impiegherà un certo tempo della malattia o comunque dell'infezione, e potranno o guarire, quindi a un certo punto diventeranno immuni, magari immuni per un certo tempo, non per sempre, oppure potranno morire nel caso più grave. Quindi man mano che l'evoluzione procede, se non vengono prese misure di contenimento, pian piano le persone si infetteranno sempre di più, e quindi ci saranno un po' di queste persone che moriranno e un po' di queste persone che guariranno se l'immunità diventa persistente, cioè non si perde col tempo. A un certo punto le persone che sono infette incontreranno sempre meno altre persone che possono infettarsi, perché gran parte delle persone che le circondano sono immuni, e quindi il virus piano piano si propagherà sempre di meno. Quindi quello che si può vedere in questo caso, questi modelli sono molto semplici, stanno in giro da molti decenni, è che il numero di persone infette cresce inizialmente in maniera esponenziale, poi mano a mano questa crescita rallenta, si raggiunge un picco, il famoso picco, e poi piano piano il numero di persone infette diminuisce per poi azzerarsi, e quelli che resteranno saranno o immuni oppure purtroppo morti. Questo è un modello molto semplificato. Nella fase iniziale, in cui una persona comincia a infettarne altre, il numero di persone che un infetto riesce a contagiare durante la sua il suo periodo infettivo si chiama appunto R0. Ecco. Il modello più semplice che ho descritto, questo R0 è una costante del... No, aspetta, dici esattamente cosa si intende con RT, sì, e cosa si intende per R0. Allora, nel modello semplice, in cui praticamente una popolazione che senza nessun controllo si incontra e quindi il virus è libero di diffondersi, una persona ne infetterà un certo numero in media. Nel caso del SARS-CoV-2 si stima un numero tra 2 e 3. Quindi una persona in media durante il suo periodo infetto ne infetterà altre 2 e 3, ciascuna di queste ne infetterà altre 2 e 3 e così via. Quindi la fase iniziale di questa crescita non controllata è esponenziale. Man mano che si sviluppa l'epidemia, il contagio diminuisce, diventa sempre più raro, perché si raggiunge questo principio di immunità, che poi piano piano potrebbe diventare l'immunità di gregge. In realtà raggiungere l'immunità di gregge,
con il SARS-CoV-2 richiede una frazione di persone infette che è molto grande. La frazione di persone infette è 1 meno l'inverso di R0, quindi qualcosa intorno al 70% della popolazione italiana o mondiale dovrebbe infettarsi prima di raggiungere l'immunità di gregge. Considerando quante persone poi muoiono in media per ogni infetto, significa che noi andremo incontro a centinaia di migliaia di morti. Noi siamo molto lontani dall'immunità di gregge. La provincia che credo ha avuto più infetti è quella di Bergamo, ricorderete il numero di casi. E mi pare che la stima che è stata fatta è intorno al un po' più del 20%, pare 24% di infetti. Quindi anche a Bergamo sono lontani dall'immunità. In realtà in tutta Italia abbiamo in media qualche percentuale della popolazione colpita. Il numero di persone ufficialmente positive è 1,5 milioni, se guardo le ultime cifre, sono gli ultimi dati ieri, sono 1,5 milioni di contagi, ma in realtà questa che sappiamo che è una sottostima, ci sono molte persone che sono infettate, non lo sappiamo. Quindi c'è qualche milione di persone in Italia che quindi rappresenta ancora una frazione piccola della popolazione intera. Quello che è successo in realtà è che ci sono stati poi dei lockdown, delle misure di sicurezza che hanno fatto sì che una persona che liberamente avrebbe contagiato 2-3 persone, in realtà ha cominciato a contagiare molto meno, o stando in casa oppure portando la mascherina. Quindi, a seconda del momento in cui alcune misure restrittive sono prese o no, il numero di contagi che una persona riesce a fare può cambiare. E questo è il famoso RT. RT significa che giorno per giorno, idealmente, poi si parla ovviamente di valori medi, bisogna tenere conto che si tratta, come dicevamo prima, di processi probabilistici. Quindi in media una persona oggi ne contagia più o meno un'altra, RT è vicino a 1. Perfetto. Calante. Quindi questo in realtà RT appunto ci dice se RT è maggiore di 1, significa che piano piano una persona contagia di una, quindi mano a mano la crescita sarà inevitabilmente esponenziale, con una crescita appunto più o meno rapida a seconda di RT. Se è minore di 1, lo smorzamento del contagio esponenziale, cioè se io inizialmente un giorno contagio 100 persone, il giorno dopo ne contagerò, che ne so, 50, poi 25, e piano piano il contagio si smorzerà da solo. Quindi il sistema è intrinsecamente instabile, cioè o esplode rapidamente o piano piano si smorza. Ovviamente se noi alterniamo contenimenti con misure invece in cui si possono aprire discoteche, eccetera, allora qui si crea questa altalena che stiamo vivendo. Cioè Luca, R con zero. R con zero è il valore invece indica quante persone vengono contagiate in assenza completa di misure di contenimento. Di misure di contenimento. Della pandemia. Quindi poi un'ultima domanda, passiamo alla schermata, a questo punto ti chiedo un vaticinio, quanto durerà questa seconda ondata? Questo è molto interessante, allora ci sono vari modi per rispondere. La risposta più semplice è non si sa, bisogna vedere ovviamente, ma questa è una risposta troppo prudente. Qualcosa possiamo dire in realtà, sapere non è che non si sa esattamente niente. Allora, possiamo vedere che cosa è successo durante la prima ondata. Con un lockdown stretto, noi ci abbiamo messo più o meno 2 mesi per passare da 6.000 contagi accertati al giorno e siamo scesi a 200. Quindi in realtà anche la prima ondata non è mai finita completamente, siamo arrivati intorno ai 200 contagi al giorno, che però è un numero che è ancora contenibile, infatti su quei livelli Si riusciva a fare il contact tracing. Quello che possiamo dire è che noi siamo arrivati a un livello di gravità che è molto simile a quello precedente, e se dobbiamo far decadere naturalmente, tra virgolette, il virus con un contenimento molto stretto, ci vorrà altrettanto, cioè ci vorranno un po' di mesi. Se per esempio introduciamo settimane di shopping libero per Natale, si riapre un po' la scuola, eccetera, eccetera, e probabilmente le cose non andranno altrettanto bene, quindi bisogna fare. Ho capito. Ovviamente se c'è il vaccino, piano piano le persone vaccinate cominceranno. E quindi a proposito di vaccino, o meglio, rimanendo nel campo dei farmaci, comunque degli interventi, io volevo chiedere, credo ancora una volta, a Maria Chiron, quali sono i trattamenti, siamo alla prossima schermata, esattamente non alla prima domanda, ma mi incuriosiva passare subito a quali sono i trattamenti che sono stati messi in atto al momento per curare, abbiamo parlato di vaccini,
abbiamo parlato di misure di contenimento, abbiamo detto che non esiste il rischio, ma adesso rischio zero. Parliamo dei trattamenti, cioè come si cura il Covid-19 in questo momento? Siamo quasi in chiusura, mancano pochissimi minuti, cerchiamo di rispondere almeno alle domande che abbiamo qui sugli schermi. Prego. Sì, non c'è un trattamento specifico anti-coronavirus, un antivirale per il coronavirus. L'unico attualmente approvato è un antivirale che viene usato come antivirale, il Remdesivir, che studi hanno dimostrato essere efficace. Le altre sono terapie di supporto e poi dipende dalla gravità della malattia, quindi l'approccio alla malattia è diverso in funzione della severità dei sintomi. Quindi normalmente se c'è la febbre si utilizza la tachipirina per controllare la febbre, se dovessero insorgere altri sintomi si possono aggiungere altri farmaci. Per esempio c'è stato un uso anche improprio che si è fatto in questo periodo di antibiotici, perché molto spesso ai soggetti con infezione da SARS-CoV-2, anche con febbre, nelle fasi iniziali si è somministrato antibiotico e molti esperti, soprattutto infettivologi che si occupano di questo in particolare, hanno sconsigliato un uso di antibiotici che invece produrrebbe degli altri problemi in futuro, perché alimenterebbe il problema dell'antimicrobico resistenza, quindi non vanno dati, farmaci sintomatici. Dopodiché ci sono trattamenti come per esempio alcuni corticosteroidi che possono essere usati, si danno anche degli anticoagulanti, le parine a basso peso molecolare per evitare e ridurre il rischio di danni vascolari che si è visto sono associati ai quadri più severi di malattia. Più severi, la tempesta di Citrone. E bisogna capire quanto grave è la malattia. Fare i farmaci giusti in quel momento. Per esempio all'inizio si è sperato molto nel plasma cosiddetto nella plasma terapia. Cos'è? È il plasma, la parte liquida del sangue che di soggetti che hanno avuto l'infezione da SARS-CoV-2 diventati immuni e che contengono anticorpi anti-SARS-CoV-2. Si è pensato che utilizzando questo plasma immune si potesse bloccare la malattia nei soggetti, soprattutto in quelli ammalati, in maniera più severa. In realtà all'inizio sembravano in letteratura essere prodotti dei dati abbastanza interessanti, ma è uscito proprio credo avantieri un lavoro che ha dimostrato che in realtà il plasma immune non funziona, ecco perché la scienza funziona per step. Quello che all'inizio si crede possa funzionare, poi sperimentandolo sul campo si vede che in realtà non è così efficace, quindi adesso per esempio se ne fa un uso compassionevole, cioè dove non abbiamo altre armi si usa il plasma di questi soggetti detto plasma convalescente per cercare di capire se in qualche modo si riesce a curare queste persone, quindi se ne fa un uso compassionevole. Quindi questo per quanto riguarda la sieroterapia. Poi, ragazzi, dunque vi devo dire che mancano 2 minuti, quindi devo assolutamente dire a tutti quelli che ci stanno guardando, che sono molti, che troveranno risposta tutti quanti alle loro domande, come vi dicevo, sul sito che vi ho già dato, che mi ritornerà in mente. E nel frattempo però volevo dirvi qualche domanda, solo per dirvi che riceverete risposte. Ecco, per Emma Lazzari, il generale senso di paura e stress conseguente alla situazione che si sta attraversando può in qualche modo influenzare e rendere i soggetti più altamente contagiabili? Scusa, no, questo era per Chiron. E ecco, vi leggo un po' di domande che sono arrivate. Ne sono arrivate moltissime, anche per Pesole. Ce ne sono veramente molte. Vi ricordo che potete trovare la risposta
Potete trovare la risposta, aiutami Emma, non riesco. Sì, in questo, possono trovare tutto, le metteremo sul sito di Erna Puglia, sulla pagina, esatto. Sulla pagina Facebook. Faremo anche a questo punto una pagina sul portale di Open Air, quindi www.openair.eu. Voi ci state, esatto, seguendo dal canale YouTube, troverete poi le indicazioni per raggiungere la documentazione con tutte le domande. Ci sono arrivate in diretta, io devo dire, sono più di 35 domande e chiaramente è impossibile rispondere. È assolutamente impossibile, ma infatti io direi però che vorrei concludere prima di tutto ringraziando tutti i licei e tutti gli studenti che hanno partecipato a questo incontro e naturalmente gli esperti che ci hanno detto tante cose e anche di più di quelle che ci aspettavamo, quindi grazie doppie veramente. E volevo dire a tutti i ragazzi che sono collegati con noi di avere fiducia nella scienza, perché la scienza va avanti per prove, e di affidarsi sempre a informazioni scientifiche, a fonti scientifiche affidabili per l'appunto, e evitare, ecco, di dare troppa, di credere troppo a quello che gira su social o che si sente dire in giro. Cerchiamo sempre di andare alla fonte delle notizie e fidiamoci comunque della scienza, perché la scienza come la criminologia, no? Che va tanto di moda in televisione, va avanti sempre per prove, non va avanti, va avanti per prove che poi vengono anche discusse da altri. Quindi fidiamoci delle fonti vere e evitiamo, ecco, appunto, di ascoltare chiunque. Non va bene così, e soprattutto teniamo presente che seguire delle regole di contenimento di questa pandemia serve davvero, perché se è vero che il rischio zero non esiste, è vero che ci si può avvicinare, e col nostro impegno si può fare. Quindi direi a questo punto a tutti quanti una buona serata, e mi raccomando, confidiamo nella scienza, e direi che possiamo salutarci. Sono le 17:02, quindi possiamo dare un ultimo saluto, e se vogliamo, tutti i nostri esperti, se vogliono salutare gli studenti e dire anche loro quello che ritengono. Buonasera a tutti, grazie per averci ascoltato, e fate sempre domande, perché fare domande vuol dire che c'è curiosità e c'è interesse verso il mondo della scienza, e questo non può che farci tanto piacere. Io invece voglio rivolgere un ringraziamento a te, Tina, prima di tutto. Grazie. Anche a noi. No, per me è stato un piacere. Puglia, è stata, grazie, fantastica. Tina. Ringrazio tutti i colleghi, dicendo che la possiamo tranquillamente ripetere una cosa bella come quella di stasera, magari dando più spazio anche agli altri studenti. Ringrazio l'organizzazione. Fatemi ringraziare in particolare Francesca De Leo del CNR e Stefania Petraccone, che hanno aiutato, oltre che Gina, Emma e gli altri, all'organizzazione. Grazie davvero a voi tutti, e buonanotte dei ricercatori. E buonanotte dei ricercatori, e studiate le scienze, ragazzi. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata, arrivederci. Buona serata.